Allora, riprendiamo con la nostra lotta biologica, dove avevamo lasciato. A proposito di lotta biologica, c'è subito una domanda che mi è stata fatta a proposito di insetti e possibilità come combatterli, che riguarda la processionare dei pini. Se qualcuno avrà notato che ci sono questi nidi, questi grovigli bianchi di seta sugli alberi dei pini, da cui fuoriescono di notte dei bruchi pelosi appartenenti a una farfalla che si chiama processionaria, appunto processionaria del pino, perché questa farfalla si sposta da un ramo all'altro, da un albero all'altro addirittura, scendendo a terra e spostandosi in processione. Va un insetto avanti, un bruco, lascia un filo, tutti gli altri insetti che sono dietro seguono questo filo e a loro volta lasciano altri fili. Questi fili servono proprio da segnali chimici e biologici per indicare la strada a tutti gli altri insetti che fanno parte dello stesso nido, quindi della stessa covata, della stessa nidiata, e si trasferiscono tutti insieme da un ramo della pianta all'altra, formano un altro nido e mangiano gli aghi di pino. In casi abbastanza gravi, se le colonie sono troppo, se l'albero è piccolo e se diventano troppo numerose, possono diventare un problema abbastanza grave, perché se i pini vengono spogliati in una certa percentuale di foglie, vanno sotto stress e possono anche seccare completamente. Quindi nelle pinete o ovunque ci siano questi alberi può diventare un problema. Bene, questa domanda mi è stata fatta, ne volevo parlare con tutti proprio perché è un esempio lampante di come sia complicato intervenire. Questi nidi di seta sono così compatti, così chiusi, e la seta è una struttura abbastanza forte che non può essere aggredita con i comuni insetticidi. Per cui dove ci sono questi alberi colpiti da processionaria non si può pompare qualsiasi insetticida e pensare di distruggere questi bruchi. Sono chiusi all'interno del nido, escono di notte e spesso gli insetticidi non gli fanno più di tanto. Quello che può essere utile invece in questi casi, a proposito della processione dei pini, è la lotta biologica. Si può anche fare, anche con la processione del pino, si può intervenire con il Bacillus thuringiensis, di un'altra varietà che in questo momento non mi ricordo. Comunque questo bacillo ha la capacità di aggredire questi bruchi e distruggerli. Quindi il caso della processionaria del pino è proprio un caso limite, emblematico, da tenere in considerazione. Dove la chimica non riesce ad arrivare, invece la lotta biologica ce la può fare, ci può arrivare, può avere dei risultati a costi anche inferiori, con vantaggi maggiori. L'alternativa, giusto per parlarne di processionaria del pino, l'alternativa è che se hai pochi alberi, non sono molto grandi e si può intervenire meccanicamente, i nidi andrebbero tirati, tagliati un rametto dove c'è il nido e distrutto, per evitare che la popolazione aumenti eccessivamente, anche perché questo bruco ha sia le sue scaglie corporee sia i peli della sua superficie corporea estremamente irritanti. Lo sa bene chi ha avuto a che fare, come me anche purtroppo, qualche volta io tolgo i nidi direttamente, ho delle piante di pino su cui riesco ad arrivare un po' con gli attrezzi, un po' con le mani, tolgo i rametti e distruggo le nidiate. Il problema è che tirando i rametti spesso all'interno ci sono tutte le exuvie, cioè le scaglie e i peli delle metamorfosi precedenti che hanno avuto questi bruchi, perché il bruco nasce, fa la metamorfosi, si libera del suo scheletro che è fatto di peli. Questi peli sono irritanti, li accumula nel nido. Tirando il nido, un po' di vento, un po' di sfortuna, questi peli vanno a finire addosso e sono di un'irritazione esageratamente forte. Quindi la mia esperienza è stata abbastanza brutta, perché mi sono finiti due peli in un occhio e non si possono estrarre, dato che sono di struttura vitrea, per cui nel momento in cui si vanno ad estrarre si spezzano, sono come i peli dei fichi d'India, presso a poco peggio, molto irritanti e quindi molto pericolosi. In ambienti urbani o ambienti abitati, problemi del genere possono causare grandi nidi del genere possono causare grandi problemi, e quindi si deve intervenire in qualche modo. Le popolazioni di processionaria su questi alberi vanno tenute sotto controllo, ma meccanicamente, togliendo i nidi ma usando la maschera e facendo attenzione, oppure con il Bacillus thuringiensis. A proposito, spesso questi nidi, perché c'è la domanda alle spalle, perché arrivano queste processionarie sui pini in questo modo? Ma non c'erano anche prima? I pini ci sono sempre stati? Sì, i pini ci sono sempre stati in ambiente mediterraneo, magari ce n'erano di meno.
E magari sta succedendo qualche cosa che noi ancora non abbiamo scoperto. Cioè, gli alberi di pini vengono attaccati molto probabilmente perché sono sotto stress. Uno, io ho notato, un'esperienza personale, vengono attaccati prima di tutto i pini che non sono tipici dei nostri ambienti. In ambiente mediterraneo viene attaccato molto il pino nero, che è di ambiente alpino, e qui non ci dovrebbe stare, però è stato usato in abbondanza in alcuni boschi dell'Appennino, quindi essendo una pianta di luoghi non suoi, non ha certe caratteristiche, certe esigenze, e forse per quello che vive in ambienti difficili per lui emette sostanze sotto forma di stress e quindi le larve lo attaccano. Poi attaccano il pino radiata, o Pinus insigne si chiama, che è un pino da legname portato dalla California, che ha la capacità di crescere velocemente, in ambienti idonei cresce un metro all'anno, e sembra che gli aghi di questo pino insigne siano praticamente dolci, preferite, predilette per la processionaria, perché ovunque ci sono pini insigne in Italia in questo momento sono tutti pieni di nidi di processionaria. E anche quest'albero, sappiamo bene, viene dalla California, quindi l'ambiente è molto diverso, e questo insetto si comporta come un predatore che tende ad eliminare ciò che non fa parte di quell'ambiente. Ecco perché dicevo, gli insetti non è che sono tutti dannosi e non è che sono tutti cattivi e fetenti, loro fanno soltanto quello che gli è stato imposto dalla loro funzione ecologica, cioè eliminare quello che non fa parte di quel posto, perché quell'esemplare di albero, quel bosco di alberi non è ecologicamente adatto a quell'ambiente e quindi viene colpito per prima. Non va tanto sul pino domestico o sul pino d'Aleppo, ci va di meno. Poi ci va, perché? Perché succede un problema. Abbiamo messo questi pini, è arrivata la processionaria, si è riprodotta, ha fatto tanti figli, tante covate. Queste covate poi non hanno niente da mangiarsi, non hanno niente da mangiare. E quindi se non hanno niente da mangiare cominciano ad attaccare pure le altre piante. Questo continuerà a crescere all'infinito finché non verrà fuori. Per esempio, ci vorrebbe un predatore che mangia questi insetti, un uccello o qualche altro animale, ma è complicato perché questo insetto si difende già molto bene, ha i peli urticanti e quindi nessun uccello se lo mangia, anzi se ne guardano bene da stare alla larga. Magari la diffusione di un batterio potrebbe tenere sotto controllo la popolazione con un metodo più naturale e meno cruento. Sì, i rami sì. Bisogna stare attenti perché per non farsi andare. No, il vento, perché se la fiamma solleva parti di scaglie e peli possono venire addosso, sì. Sì, il fuoco distrugge i residui. Sì. Anche le parti sottilissime vengono comunque bruciate. Sono fatte di cheratina, la stessa sostanza delle unghie e dei capelli, quindi col fuoco. Io di bruciarli mi dispiace, preferisco seppellirli vivi, cibo per talpe, anche perché fare fuoco è più complicato, devi fare attenzione che il fuoco non vada da qualche parte e poi devi sorvegliarlo, certo. due zappate sotto terra e finisce la storia, diventano subito humus. Allora, altro caso di esempio di lotta biologica. Adesso vi mostro delle immagini, ma alla fine di questo incontro abbiamo dei rametti di cinipide, di castagno colpito dal cinipide, e a cui vi farò vedere le uova che si trovano all'interno delle galle, e anche di altri rametti che mi sono stati portati, di altre problematiche che vorremmo affrontare. Il cinipide del castagno, questo insetto qui, una piccola mosca di mezzo centimetro di diametro, guardate, è piccola quanto la gemma di un germoglio di castagno, è venuta, dicono, accidentalmente dall'Oriente, perché il castagno esiste al mondo con circa 6 specie, 3 americane, una mediterranea, e una cinese e una giapponese, sono circa 5-6 specie di castagno. E in Cina il castagno convive con questo insetto che produce delle galle, come le galle che sono sulle piante di quercia da noi, o sulle rose, su tante altre piante. Bene, questo insetto non si sa come è arrivato dai castagni cinesi, è arrivato in Europa. Non ci è arrivato da solo, perché anche se è un ottimo volatore, non può coprire un intero continente, perché non ci sono castagni nell'intermedio. I castagni, la fascia climatica del castagno, non è una fascia continua, perché tra la Cina e l'Europa e il Mediterraneo, in mezzo ci sono tutti i deserti dell'Afghanistan, del Kazakistan, dove non ci sono né castagne né possibilità di passaggio per questi insetti. Probabilmente è arrivato con delle partite di legname,
o di frutta, quindi castagni, frutti intendo, o in qualche altro modo, anche attraverso esperimenti. Non mi stupirei che fosse arrivato scappato da qualche laboratorio che lo allevava in Europa per cause, per motivi sperimentali. Fatto sta che è arrivato questo insetto, in 10 anni ha coperto tutta l'Italia. Nel 92, nel 2002 era stato avvistato per la prima volta in provincia di Torino, in Piemonte. Nel 2012 è arrivato in Basilicata. Giusto 10 anni. Campo libero, si è riprodotto, si è diffuso e il danno che produce sono queste galle enormi, sia sulle foglie sia sui germogli. In questo caso il germoglio non è stato bucato, quindi si è sviluppato, ci sono i fiori che stanno andando avanti. Però nella maggior parte dei casi l'insetto depone tante uova all'interno delle gemme che la pianta alla fine non riesce più a produrre frutti e neanche foglie a sufficienza. Alcuni alberi rischieranno di morire. Il castagno, voglio solo aggiungere una cosa, aveva già 2 precedenti malattie portate dagli Stati Uniti con i castagni americani negli anni 40, hanno portato dei tronchi, cioè tronchi, centinaia di migliaia di metri cubi di legname, e sono entrate in Europa delle malattie portate da un coleottero e da un fungo, mal dell'inchiostro e cancro corticale si chiamano. Sono delle malattie che attaccano il castagno sotto la corteccia, c'è un coleottero che scava delle gallerie sotto la corteccia, il fungo insieme a questo coleottero si diffonde sotto la corteccia e fa seccare interi alberi, anche alberi millenari o centenari vengono distrutti senza pietà. E il castagno in Europa ha rischiato l'estinzione. Non si è estinto solo perché aveva la capacità di rigenerare dal suolo, quindi emette polloni come gli ulivi. Con la capacità di emettere polloni, i castagni hanno continuato a vivere alla meno peggio. Adesso è rimasta quest'altra piaga. E non si sa come combatterlo, perché i castagni sono comunque alberi molto grandi, i castagneti sono spesso in situazioni difficili da raggiungere, zone montane, scoscese, lontane, in mezzo a boschi, in zone insomma non facilmente accessibili per i trattamenti. La prova della lotta biologica è il Torimus sinensis, tra l'altro sinensis significa cinese. Cosa hanno fatto? Hanno visto che là in Cina questo individuo, il cinipede, ha un altro insetto che a sua volta depone le uova all'interno delle galle del cinipede. Quindi cosa succede? Le larve di questo insetto distruggono le larve del cinipede e hanno portato anche quell'insetto lì. Visto che uno gli è arrivato casualmente, hanno portato pure il suo nemico. Hanno portato questo insetto ed è stata lanciata una campagna di trattamenti, so di sicuro nella regione Lazio. Sono stati fatti l'anno scorso i trattamenti, quindi è troppo presto per avere dei risultati. Si spera che con questo tipo di lotta biologica possano contrastare cinipede del castagno. Non ci può essere la possibilità di distruggerlo, un insetto, completamente una volta che sta in natura, cioè è difficile estinguerlo, un insetto del genere. Questo è il problema. Posso fare una domanda? Sì, dimmi. C'è la voce? Sì. No, dico, inserendo questi altri antagonisti, così non c'è rischio di creare un'integrazione, certo, nuova che va, certo, adesso, a stabilizzare. Succederà come la larva della processionaria, con i buchi della processionaria. Io mi chiedo adesso, questi due tizi qua, su, certo, quale altro albero andranno ad attaccare dopo che hanno colonizzato tutti i castagni? Certo. Speriamo nessun'altra specie, perché il genere Castanea in Europa comprende solo Castanea sativa. Quindi se rimangono legati a quel genere lì non dovrebbero succedere problemi. Però se dovessero passare di genere, cioè da Castanea passano a Quercus, faranno un'altra tragedia, perché sulle Quercia o sui faggi peggio ancora. Perché Noce è molto lontano, no, è Juglans, è un genere molto diverso. I parenti prossimi al castagno sono le Querce e i faggi. E i nostri boschi, la maggior parte, sono fatti di faggi e di querce. Quindi quelli sono i nostri probabili, insomma, le potenziali vittime. Ma probabilmente, se questi insetti sono specifici per il castagno, non dovrebbero creare problemi. Dovrebbero rimanere limitati tutte e due alla loro funzione ecologica legata al castagno. Ecco qua, allora, questo è un esempio lampante di quello che volevo dimostrare. C'è arrivato un problema, si prova subito a fare lotta biologica perché non ci sono le possibilità. Allora, tutte le altre lotte che abbiamo fatto con gli insetti fino ad ora, perché le abbiamo fatte? Per comodità, per praticità, e spesso anche perché dietro c'erano delle campagne menzogniere che dicevano che certi prodotti tanto non fanno niente, costavano poco e si potevano distribuire ampiamente sui nostri campi.
Allora, andiamo avanti di qua. Un altro insetticida naturale, adesso cominciamo ad arrivare un po' a quelle sostanze che mi erano state chieste prima, cioè qualche sostanza naturale che si produrre anche in casa. Il pinetro naturale, produrre o comprare, comunque sono sostanze naturali. Subito da far vedere, voglio mostrare il tempo di sicurezza, 2 giorni. Al 2% questa sostanza, 2%, è attivo contro l'afide grigio del melo, del pelo e del pesco. Al 4%, contro gli afidi, le cicaline, le tripide, le cimici, sarebbe la cimice verde, quelle dei pomodori, criocera dell'asparago, mosca delle ciliegie, eccetera, eccetera, ce ne sono tanti altri. Bene, una concentrazione bassissima, dal 2 al 4%, già fa fuori tutti quegli insetti lì, con un tempo di sicurezza di soli 2 giorni. Immaginate che alcuni prodotti, alcuni insetticidi chimici, hanno concentrazioni del 30, del 40% e vengono spacciati per biologici. E sono di sintesi. Questo invece è un prodotto ottenuto da questa composita che somiglia proprio, anzi è una pianta molto simile alle nostre margherite e ai girasoli. Scusa. Piretro. Volevo sapere, ma si trova in giro il piretro naturale? Perché io non l'ho trovato. Io so che siccome non ha molta richiesta, non tutti lo vendono. Però si può trovare, perché anche se devi provare su internet, ci vogliono negozi specializzati o più forniti, sì. A livello di piccoli centri, anche io dove abito non ce l'ha nessuno, perché sono piccoli paesi, ma nelle città ho visto che qualche centro commerciale, anche centri commerciali o quei prodotti specifici per giardinaggio e agricoltura, possono averlo. Comunque è specificato sull'etichetta se è naturale o di sintesi oppure no? Questo non lo so, però a te basta che sia piretro, perché comunque se piretro già è diverso, se lo vuoi utilizzare e trovi un prodotto con questa concentrazione, è sicuramente un grosso passo avanti rispetto al Decis. Non so se lo conoscete. O altri insetticidi, insomma, che ci sono insetticidi molto più potenti, velenosi, venduti anche nei negozi di fiorai. Però sono sicuramente di sintesi, sono sicuramente con concentrazioni molto più elevate, con residui maggiori sulle piante. Sì? No, penso che il piretro sia solo naturale, però bisogna fare la differenza con le piretrine, sì, che invece sono di origine sintetica. Okay. Sì, però c'è un problema, dal mio punto di vista, che non è specifico, ammazza tutto. Sì, acchiappa tutti gli insetti, quindi... Sì. Dal mio punto di vista va usato con molta moderazione, perché certo. Uno per ammazzare un afide, soprattutto nei giardini, che tanto danno non fa, sì, va a creare un vuoto biologico. Sì, di tutte, cioè, le anche il fatto che un prodotto è di sicuramente è migliore un prodotto, sì, di origine vegetale, di origine naturale, sì, rispetto, però pure quelli con... Vanno usati con cautela. Cautela, sì, perché... L'avevamo detto ieri tra le righe, forse è venuto fuori, che comunque sono prodotti chimici, sono prodotti, l'insetticida anche naturale, è un veleno, quindi è un prodotto che in natura non fa distinzione di razze e di specie. Sì. Sì. No, converrebbe... No, ragazzi... scusate, quello che volevo sottolineare è che l'uso di queste sostanze, ieri avevo fatto un esempio che spero possa essere ogni volta utile, l'uso di queste sostanze deve essere assimilato all'uso della tachipirina in caso di influenza. Quindi va usato con parsimonia e nelle dosi consigliate, solo in caso di necessità. Sono proprio così, sono dei medicinali da usare in caso di effettiva necessità. Creare un vuoto biologico, come giustamente diceva la nostra amica, è una cosa gravissima. Quindi combattere una pianta di rosa che sia piena di afidi con il piretro è esagerato, è come andare con la bomba atomica su una formica, non è necessario. In quel caso possiamo vedere se può intervenire con qualche altra sostanza. O forse con una confezione di coccinelle, si farebbe prima. Tanto sono una pianta, poche piante, è un ambiente limitato. Fungicidi. I fungicidi, altre sostanze di origine naturale. Io ho messo qui volutamente soltanto le sostanze di origine naturale e le sostanze che possono essere facilmente utilizzate senza tanti problemi da chiunque.
Queste sostanze non hanno bisogno di patentini, non hanno bisogno di permessi, non hai necessità. La maschera la metti soltanto per, certamente, diffondere zolfo, solfato di rame contro vento non è che fa bene alla salute, però voglio dire, non è certamente velenoso tanto quanto un insetticida sintetico o un fungicida sintetico di altra categoria. Non ho voluto elencare le altre categorie perché sono tantissime, sono infinite, poi ne vedremo, solo qualche accenno. Allora, tra i sali di rame ci sono l'idrossido di rame, ossicloruro di rame, poltiglia bordolese famose, il solfato di rame tribasico e credo ci sia anche qualche altra cosa in giro. Tutti questi prodotti che hanno come fine rame, solfato di rame, ossicloruro, idrossido di rame, o la poltiglia bordolese stessa, sono dei fungicidi, perché il rame in sé è un potente fungicida. Però non è selettivo, tutti i funghi distrugge, ti distrugge i funghi velenosi, i funghi che mangiano e consumano il legno, i funghi del colletto, i porcini e quant'altro. In quel terreno che è stato trattato con solfato di rame o qualcosa del genere, di forme fungine non ce ne saranno per un bel po' di tempo. E l'altra cosa interessante che era venuta fuori prima, che alcuni animali, una categoria di animali, molluschi, sono sensibili al rame come i funghi, quindi come se funghi e molluschi abbiano qualcosa in comune. Quindi se il solfato di rame distrugge i funghi, automaticamente darà molti problemi, distruggerà anche le lumache, limacce e quant'altro. Se qualcuno ha avuto a che fare con quei granuli che si spargono spesso negli orti contro le limacce, avrà notato che sono di colore blu, sono bluastre, contengono rame, ossido di rame. Ma qual è il momento migliore? Qual è il momento migliore per distribuire? Per utilizzare un prodotto del genere? Ad esempio la bordolese. Sì, che è quella che allora la poltiglia bordolese viene utilizzata per combattere la peronospora della vite, ma se tu hai un vigneto o hai anche delle piccole, poche piante di viti, metti vicino al vigneto delle rose, come si usava una volta e lo si usa ancora in alcuni vigneti, ti accorgi che se ci sono delle condizioni di temperatura ideali, l'oidio attacca prima le rose. Se le rose saranno attaccate dall'oidio, significa che tu nel vigneto puoi spargere dello zolfo e non solfato di rame, che è più tossico. Spargendo lo zolfo previeni l'attacco della peronospora, perché prima arriva l'oidio e poi arriva la peronospora. E la peronospora si sparge, cioè il solfato di rame, i prodotti rameci si spargono come cautelativi, come preventivi, perché se la peronospora ha attaccato la vite dopo non è curabile, quindi si tende a utilizzare quantitativi maggiori di sostanze in modo preventivo senza preoccuparsi se poi ci sarà un attacco o meno. La lotta integrata invece dice: metti delle piante di rose e tieni sotto controllo le rose. Se i germogli delle rose cominciano a diventare bianchicci, vengono attaccati dall'oidio, subito intervieni con lo zolfo sulla vite per cautela. Usi un prodotto che è minore come tossicità, perché lo zolfo non crea problemi ai molluschi, alle lumache e ai funghi, ti conservi tutti quegli altri esseri viventi lì, e poi eviti che arrivi l'oidio portando appresso la peronospora. Sono lotte integrate che voglio dire che danno dei risultati molto maggiori con costi minori. Tutto sta nell'osservazione, bisogna imparare a osservare la natura, bisogna imparare a guardare e osservare cosa succede. Anche piccole variazioni bisogna un po' preoccuparsi, studiare, allarmarsi. All'inizio magari si va per tentativi, si rischia di sbagliare, ma non è un problema se la prima volta si sbaglia. L'importante è avere l'intenzione di riuscire a trovare una soluzione che è possibile. Dicevo ancora là sopra, tutti i sali di rame sono attivi contro le batteriosi e numerose malattie fungine da frutto, della vite, degli ortaggi, piante ornamentali e degli agrumi, peronospora, ruggine, ticciolatura, corineo, eccetera. Tempo di sicurezza da 3 a 20 giorni. Quella variazione così tanto, da 3 a 20 giorni, dipende dalla concentrazione del prodotto, perché il solfato di rame può avere diverse concentrazioni e altre diverse concentrazioni possono essere quelle che andiamo a preparare noi al momento dell'utilizzo. Sì? Sì, volevo fare una domanda in merito alle rose vicino alle piante di vite. Ma io le ho viste messe all'inizio dei filari, sì, cioè lì. Basta una fila di rose? Sì. Basta una fila per tutto il campo? Sì. Grazie. Prego.
Basta un filare, perché di solito il campo di vite, per quanto grande che sia, si trova in un ambiente limitato, per cui l'umidità che si trova sul bordo è simile all'umidità che si trova intorno alla pianta, intorno a tutto l'impianto. Certamente, se vogliamo avere delle compianature ancora più precise, si potrebbero anche mettere delle piante sull'altra estremità. Al centro non è possibile, perché la rosa al centro delle viti, ombreggiata dalle viti, non può crescere con sufficienza. Sì, domanda. Niente, volevo chiederti se sai qualcosa sul bicarbonato contro i funghi. Sì, mi pare ci sia qualcosa sul bicarbonato. Lo troviamo tra un attimo, ci dovrebbe essere qualcosa. Se no mi ripeti la domanda. A proposito delle batteriosi, volevo sottolineare un'altra situazione, quella delle batteriosi. Le batteriosi sono infezioni portate da batteri, quindi batteri microscopici, non visibili, ma che creano problemi, possono essere combattute addirittura con una sostanza antichissima come la poltiglia bordolese o altri sali di rame. Le batteriosi sono uno dei problemi che sta venendo fuori in questi anni in modo crescente. Lo zolfo, altro fungicida di origine naturale, può essere zolfo bagnabile, colloidale o in polvere. Poi si trovano anche altre denominazioni dello zolfo a seconda se è ventilato, doppiamente ventilato o triventilato, perché a seconda del procedimento con cui è stato raffinato, tanto più lo zolfo può essere efficace. E i prodotti a base di zolfo sono attivi contro le varie forme di oidio, eccolo qua, oidio e mal bianco, erano quelle problematiche che dicevo prima a proposito delle rose, che essendo più sensibili vengono attaccate prima della vite. Poi ancora per le piante da frutto, della vite e delle piante ornamentali, sono usate per contenere le acariosi, infestazioni da eriofiti della vite, del nocciolo e del pero. Tempo di sicurezza, anche in questo caso, 5 giorni. Ma, ripeto, tempo di sicurezza per questi prodotti di 5 giorni o 20 giorni che siano, è sempre una sciocchezza, una nullità, perché se tu vuoi prendere quel frutto prima di 5 giorni, basta lavarlo e se ne va. Anche dalle ciliegie, che non le puoi sbucciare, le lavi, se ne va, e le lavi col bicarbonato, se proprio le vuoi lavare bene, 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 ma se ne va. Ok? Non è sistemico. Sistemico significa che entra in circolo all'interno della pianta, nel circuito linfatico della pianta. Questi non sono sistemici. Per gli ulivi possono essere utili, per esempio, nel caso di rogna, la rogna dell'ulivo, è una batteriosi anche quella, anzi l'ana è un batterio con un fungo che vivono in alleanza e producono delle escrescenze sui rami dell'ulivo, soprattutto sui rami giovani. Queste escrescenze impediscono il flusso di linfa e i rami cominciano a deperire finché poi seccano. Se l'infezione si diffonde su tutta la pianta, rischia di far morire tutta la pianta. E comunque una pianta con un'infezione da rogna ha una produzione nel tempo che tende sempre a diminuire, perché la pianta va sotto stress. Una pianta poi sotto stress può avere attacchi di altre problematiche. E allora in quel caso si devono tagliare tutti i rami colpiti in modo evidente, in modo maggiore, vanno bruciati in quel caso, e in quel caso vanno bruciati veramente senza pensarci due volte, lontani dalle altre piante, e gli attrezzi vanno disinfettati. Poi ne parleremo di questa cosa nello specifico a proposito della potatura dell'ulivo nell'ultima lezione. L'anticipo, perché è importante, gli attrezzi vanno sempre disinfettati. Potare un albero è come un'operazione chirurgica, è come se un chirurgo operasse un paziente con un bisturi e poi con lo stesso bisturi opera un secondo paziente, un terzo, un quarto, un quinto, e l'ultimo paziente morirà di setticemia come minimo. E così succede con gli altri ulivi. Le nostre piante, sì, per questo succede che noi abbiamo 10 piante, una è più malata delle altre. Quello è il nostro ultimo paziente. Quello è quello che si è beccato tutti i passaggi con gli attrezzi infetti di tutte le volte, e magari era anche il paziente della pianta più sensibile, rimanendo sempre nel tema dell'ulivo, è la pianta più sensibile, stava su un terreno più roccioso, è una pianta che ha avuto magari dei danni alle radici, o vive in una condizione, o una varietà di ulivo più delicata. A furia di mettergli questi batteri passati con le lame degli attrezzi nel tempo e negli anni,
alla fine l'albero, se non ce la fa più, si ammala completamente e diventa l'unico albero malato poi di tutti gli altri. Poi queste infezioni sono pazzesche, perché possono essere rinforzate e ricaricate. Cioè, hai degli alberi sani, hai degli alberi malati, passi l'infezione su quelli sani e rimane là latente. Se la ripassi un'altra volta l'anno dopo con la potatura, l'infezione si rinforza, e la rinforzi ogni volta. Non si toglie, ma si rinforza, non si sottrae mai, ma si somma sempre. Sommando e sommando e sommando, alla fine può succedere che questa infezione esploda, sempre per le condizioni che ho nominato prima, e quindi la pianta può avere gravi danni. Poi noi ci accorgiamo sempre di quando è troppo tardi, perché queste infezioni sono latenti, e dal momento del contatto al momento dell'esplosione dell'infezione evidente passano all'incirca mediamente 3 anni. E nessuno si ricorda 3 anni fa se hai pulito l'attrezzo, chi ti ha potato l'ulivo e come l'hai potato e quando l'hai potato. Sono passati 3 anni. Queste palline che trovi attaccate, e sono escrescenze, come sì, sono palline, ma non lisce, tutte aperte, tutte corrugate, sono proprio come dei buboni. Ma questo quando ci accorgiamo che l'ulivo è malato, c'è un batterio in particolare, o proprio un'abitudine da osservare sempre? Sempre. La disinfettazione degli attrezzi è un'abitudine che dovrebbe essere utilizzata sempre, tal quale il chirurgo quando disinfetta gli attrezzi durante gli interventi. E poi un'altra domanda: se per caso io poto un ulivo ora e sì, lascio trascorrere del tempo, sì, senza sterilizzare o disinfettare l'arnese, sì, l'ossigenazione dell'aria potrebbe comunque disinfettare anche gli attrezzi? No, gli attrezzi non li disinfetta, perché questi batteri, questi funghi si diffondono attraverso spore molte volte, che sono resistenti al tempo e a volte anche al calore e all'ossigeno. Queste spore sono, tra virgolette, come delle uova con un guscio resistentissimo, che non viene attaccato facilmente da nessun agente. E non si possono disinfettare, tal più rimangono lì latenti fino al prossimo contatto, e che diventa poi un contagio. Il modo per disinfettarli poi è abbastanza semplice, perché gli attrezzi vanno semplicemente immersi o spruzzati con una bassa concentrazione di candeggina in acqua, o solfato di rame diluito in acqua. Grazie. Cioè, basta mezzo bicchierino di candeggina, la famosa candeggina per lavare i pavimenti, in un seccio d'acqua, e già è sufficiente a sterilizzarli. Basta un'immersione, e per le lame del motosega basta infilarle, è un'accelerata, la lama gira e disinfetta tutto il meccanismo e tutti i denti della catena. Oppure, come diceva il nostro amico, una passata con la fiamma. Però con la fiamma bisogna essere bravi e non scottare poi troppo la lama. Quindi il sistema è facilissimo, e l'accortezza che è complicata, perché bisogna avere l'attenzione di disinfettare gli attrezzi per ogni albero. Nelle piantagioni e nei frutteti industriali questa operazione viene fatta da sempre. Sì. Viene fatta da sempre, perché loro sono molto soggetti a contagi, dato che le piante sono geneticamente identiche. Per i peschi specialmente, per le albicocche, ma anche per omelo. Esiste una batteriosi che ha cominciato ad attaccare le piantagioni di kiwi, e questa è estremamente infettiva, questa batteriosi, tanto che chi ha piantagioni di kiwi preferisce e deve eliminare tutta la pianta malata piuttosto che rischiare che con gli attrezzi va a contagiare le altre. E lì i tagli, lì le infezioni sono state proprio portate dai tagli, perché i kiwi, essendo una pianta piccola, diciamo di dimensioni ridotte come la vite, non si disinfettava ogni volta l'attrezzo passando da una pianta all'altra. Invece per i peschi è obbligatorio, che sono molto sensibili, e anche altre piante come altre drupacee come l'albicocco, che sono molto sensibili a questa infezione. È obbligatorio e lo fanno. Le aziende che lavorano seriamente lo fanno. I mandorli sarebbe necessario, perché è sensibile come le albicocche, come gli albicocchi e i peschi, però dipende dalle aziende. Mi sa che piccole aziende con piccole quantità di alberi sparpagliati su territori enormi non lo fanno, e infatti poi i mandorli hanno delle conseguenze di cui parleremo più avanti. C'è proprio un caso di un rametto di mandorlo malato. Ma tornando alla rogna, è ripartito con il dire cosa si può usare sulla rogna. Sì, con la rogna stavo dicendo, grazie di avermi ripreso il filo del discorso, stavo dicendo che i rami malati vanno tagliati e bruciati, e poi tutta la pianta va trattata con sali di rame. Eccoli qua, questi qua. Ma se tutto l'uliveto? Va trattato tutto l'uliveto con sali di rame. Sì, sì,
Sì. Esistono anche prodotti di sintesi molto più potenti, però sono tossici e sono sistemici. Io consiglio di usare queste sostanze qui perché sono sufficienti. Qualunque di queste? Sì, sì, qualunque di queste. Sì. Qualunque di queste. La contaminazione di cui stai parlando adesso con gli attrezzi di potatura, sì, si può avere anche con mezzi che arano il terreno? Sì. Il mezzo di aratura o di rimozione del terreno non contagia lui di per sé, però quello che permette il contagio è il taglio, la frattura che avviene sulle radici, sugli apparati radicali, perché l'apparato radicale, anche con radici piccole di dimensioni di un centimetro di diametro come il dito, vengono poi lasciate esposte al terreno. Nel terreno, il terreno, dicevo prima, è un'entità vivente piena di batteri, di muffe, di funghi, di ogni specie, di ogni genere, e attraverso tanti tagli, più tagli ci sono, più probabilità ci sono di infezioni. Gli alberi si infettano e rischiano di infettarsi tale quale come noi, come gli esseri viventi, come gli animali, come noi. Cioè, un graffio passa liscia. Passa liscio, un taglio passa liscio, ma se hai tanti graffi, tanti tagli, qualche infezione può venire. Così succede alle piante. È la quantità di tagli alle radici che possono procurare danni. Ecco perché molte aziende ormai hanno capito che è conveniente non solo economicamente, ma anche dal punto di vista salutare delle piante, dal punto di vista salutare è economico fare la conduzione a prato. Cioè, trovare sistemi per tagliare l'erba in modo matematico e categorico 3-4 volte all'anno dove è necessario, ma non arare. L'erba va tenuta corta come se fosse una moquette in queste piantagioni, in queste strutture. Lo si può fare anche nel privato, chi gradisce, chi preferisce. Va tagliata corta come una moquette, ma non va rimosso il terreno, perché quello strato di terreno subito sotto le radici dell'erba conserva l'umidità, conserva tutti i microrganismi di cui le piante hanno bisogno, non provoca lesioni alla pianta stessa, e tutto a vantaggio delle nostre piante coltivate. Quindi spero di aver risposto alla domanda. Per la rogna, sì, il consiglio è questo qui. Bisogna, prima si interviene meglio è. Con una pompa, se sono pochi alberi, o con un trattore con il dispersore, se sono molti alberi. Deve essere spruzzato su tutta la chioma. Anche, sì. Il tronco. Anche il tronco. Sì. Perché ecco perché diventa un problema, perché è una malattia abbastanza aggressiva. Ma si trasmette anche... Attraverso il vento. Per cui se tu hai un albero sano... Allora, le malattie diventano un problema perché noi abbiamo tanti alberi dello stesso tipo. Se tu avessi un frutteto misto, ad esempio, una cosa idilliaca come era una volta l'agricoltura, una situazione idilliaca, un ulivo, un ciliegio, un melo, un pero, un mandorlo, un ulivo. L'ulivo si trova a 15 metri dall'altro ulivo e questo primo ulivo è malato, tu lo tratti, lo pulisci, bruci i rami, finisce la storia, non devi disinfettare anche l'altro a 15 metri. Ma se gli ulivi sono a 4, 5, 6 metri l'uno dall'altro e sono tutti ulivi e li poti tutti nello stesso momento, provocando delle lesioni, anche se hai disinfettato gli attrezzi, attraverso il vento le spore possono attaccare altri alberi. Possono attaccare perché sono esposti. Infatti i frutteti intensivi a calendario vengono potati e trattati. Ecco perché nel nostro caso invece è meglio intervenire sul singolo individuo. Imparare a osservare, osservare, osservare. Se quell'individuo ha un problema, tratti, pulisci quello lì. E poi devi anche con l'esperienza valutare se conviene preventivamente passare con del solfato di rame gli alberi circostanti oppure no. Perché se l'infezione è all'inizio, non è necessario passare tutto il frutteto o l'oliveto. Ma se l'infezione già ha colpito diversi alberi, maggiore la percentuale e maggiore sarà il rischio di diffondere la malattia. Però comunque sono problemi risolvibili con costi molto moderati e con sostanze alla portata di tutti. Ripeto, queste sostanze non hanno bisogno di patentini e di permessi. Quanti trattamenti bisogna? Allora, dipende sempre dalla situazione, dall'infezione in atto. Per la rogna sull'ulivo, che esiste anche dalle mie parti, c'è lo stesso problema, e anche sui miei ulivi c'è. Io consiglio di fare, io non riesco a farli tutti, ma io qualche volta faccio una pianta, qualche volta faccio un'altra pianta, cerco di tamponare
la situazione e magari disinfetto la pianta malata, ma non poto le piante adiacenti. E così poi evito di disinfettare pure quelle, gli faccio saltare un turno. Meglio non potarle per non disinfettarle e poi magari le poto l'anno dopo, quando magari la prima pianta che era malata è già stata tamponata. Uso sistemi di questo tipo. Il consiglio, se la situazione diciamo è grave, grave significa che è più del 50% della pianta ricoperta da rogna, bisognerebbe fare almeno 3 trattamenti all'anno. Indicativamente uno alla potatura, che io consiglio di fare ad aprile, specialmente se siamo nelle zone interne delle murge dove ci possono essere gelate, non conviene potare prima di aprile. E ne parleremo abbondantemente di questo nella potatura, e un'altra quindi ad aprile, un'altra dopo l'allegagione dei frutti, quando si sono formate le olive che sono piccole piccole come un chicco di pepe, luglio, e un'altra dopo la raccolta, subito dopo, perché dopo la raccolta ci possono essere lesioni dovute all'abbacciatura. Novembre-dicembre, dopo la raccolta. Scarichi le olive, metti giù tutto il prodotto, o aspetti che cadano, come preferisci, e subito, una volta che hai tolto i frutti, ripetere il trattamento. Sempre facendo attenzione che non piova almeno entro i primi 3 giorni dopo il trattamento, se no va ripetuto il tutto. Sì, sì. La calce nella poltiglia bordolese si può mettere, viene utilizzata anche come fissante perché permette al solfato di rame di rimanere attaccata alla pianta, è come una colla, fa da colla e poi fa da disinfettante, specialmente sul fusto, sui rami, sulle parti dove ci sono cortecce, dove ci sono protuberanze, la calce riesce a fissare, a rimanere e penetrare nella corteccia più a lungo, lascia il prodotto più lungo attaccato all'albero. Una domanda dietro. Sì. No, infatti io volevo parlare proprio della calce, se viene considerato un fungicida o soltanto un legante dei sali di rame. Allora, che io sappia, la calce è un legante, non è un fungicida, non è un fungicida. Piuttosto però la calce è un disinfettante per molte forme di batteri, spore che si trovano sulla superficie delle piante e nella corteccia, mi riferisco. Queste spore, questi batteri che si trovano sulla corteccia a contatto con la calce restano bloccate, restano diciamo inerti, grazie, restano inerti e non diventano più attivi, in alcuni casi vengono addirittura essiccate perché la calce è come se le disidratasse e le brucia. Sì. Un esempio molto facile da vedere, da fare, è con la calce utilizzata sui fichi attaccati da cocciniglie. Se, i fichi hanno rami grossi, per cui sono facili da spennellare tutti quanti i rami, a meno che l'albero non sia veramente gigantesco. Ma se è un albero di dimensioni piccole o medie, attaccato a cocciniglia, basta spennellare tutti i rami prima che l'albero vada in vegetazione, che è così, è senza foglie ed è più facile. Spennellando tutti i rami con della calce da murare, della normale calce idraulica, queste cocciniglie vengono fatte morire per asfissia perché sono degli insetti, la cocciniglia chiude tutti i pori, chiude tutte le parti del loro corpo alla respirazione, l'insetto non può respirare e muore. Io ho provato, perché alcune volte mi occupo oltre che di consulenza anche di giardinaggio, ad alcune persone con un solo trattamento, uno solo, fatto a marzo, di calce muraria su fico e sono sparite tutte le cocciniglie per sempre. Quindi veramente meglio questo che... No, perché io ho trovato anche la soluzione sui mandorli che ho portato anche quel rametto. Sì, calcio, ho visto che funzionava solo calcio. Sì, ne parleremo alla fine del rametto e ti ringrazio per avermelo portato perché lì la calce svolge pure un'altra funzione, quella di bloccare la fotosintesi ai licheni e ai muschi. E se ci sono altre domande, per favore fate girare il microfono così... Per il fatto che deve essere seguito da casa, altrimenti non si sente. L'ultima domanda sulla rogna. Sì. Per cui durante la raccolta io per esempio uso sì, lo scuotitore. Lo scuotitore, per cui anche lo scuotitore è un trasmettitore. Piccole lesioni le produce. Piccole lesioni. Dico trasmette anche la rogna. No, lo scuotitore non trasmette la rogna, ma produce lesioni. Dove la rogna subito si va ad innidare. Tra l'altro questa rogna, queste batteri, queste spore possono avere campo facile nel momento della raccolta, non per lo scuotitore ma per la temperatura ideale, perché c'è una quantità di umidità e di calore sufficiente a farle sviluppare. L'autunno e la primavera sono i periodi migliori per queste malattie,
di accrescimento, perché hanno calore e umidità. L'estate è troppo calda, l'inverno è troppo freddo, ma l'autunno e la primavera sono ideali. Quindi lo scuotitore non è lui di per sé. Quello che può essere un'altra causa non voluta, accidentale, può essere una grandinata. Anche una grandinata può causare delle lesioni, il primo anno causa le lesioni, poi dopo 2-3 anni esce la rogna. Nessuno associa alla grandinata di 3 anni fa l'esplosione di quella rogna. In realtà ci sono state le lesioni e la rogna, se la varietà era sensibile, se era nei paraggi, può aver attaccato la nostra pianta. Ma ci sono, vi ripeto, ci sono varietà di ulivo comunque che sono resistenti alla rogna, varietà antiche diffuse sul nostro territorio. In Basilicata ne esiste una che si chiama faresana, la faresana delle olive grosse che possono essere addolcite, quindi usate come olive da tavola, e non è attaccata dalla rogna. Si vede al massimo qualche piccola escrescenza qua e là, ma non crea mai problemi. E la faresana produce un olio in minore quantità rispetto alle altre olive, però in maggiore quantità di grassi. Se lo si ottiene da solo, questo olio è così grasso che sembra quasi denso al contatto, è molto 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 denso, è un olio che può essere di percentuale forse 5-10 volte più grasso degli altri oli. Da noi si usa coltivarlo insieme alle altre varietà per dare sapore, perché è più grasso e ha maggiore sapore, maggiore quantità, qualità di, come sapore miscelato alle altre varietà. E invece ci sono altre varietà locali, come una che si chiama Olivella, oppure Olivella, a seconda, poi lì ogni paese ha un nome locale di queste varietà, ma sono tutte le stesse spesso. Beh, questa qui è sensibilissima alla rogna, è quella che più viene attaccata e danneggiata. E vengono coltivate insieme, nello stesso territorio, negli stessi uliveti. Si vedono alberi pieni pieni di rogna e alberi senza. La varietà. Ecco perché la biodiversità è importante. Anche se hai un problema nel tuo uliveto e dei problemi abbastanza grave, tu raccogli comunque dell'olio, perché tra la varietà più attaccata e quello meno attaccato un po' di olio lo raccogli, come il caso della rogna, così tutti gli altri problemi. Se le specie di piante e le varietà sono tante, si difendono da sole, si aiutano da sole. Quello che dicevamo nel corso precedente in autunno a proposito di forest gardening era proprio questo, cioè che tante piante diverse nello stesso ambiente combattono le malattie, si aiutano, si rafforzano, vivono meglio. Tante piante tutte uguali nello stesso ambiente sono deboli. Infatti in natura non esistono quasi foreste pure, tranne casi proprio eccezionali, ma sono ambienti limitati alle foreste di conifere del nord Europa. Le foreste normali, nei nostri boschi, che non sono foreste, sono boschi, o le foreste tropicali, che sono l'esempio lampante più bello al mondo, è fatto di specie tutte diverse, anche ravvicinate, una sopra l'altro, ma tutte diverse. Nelle foreste tropicali, io non ci credevo, ho avuto la possibilità una volta con mia moglie di andare in Brasile, per trovare un albero dello stesso tipo devi fare 500 metri, un chilometro o più all'interno della foresta. Significa che camminando dentro la foresta con gli alberi, ogni 4-5 metri c'è un albero, grande, piccolo che sia, per trovare lo stesso devi fare un chilometro o 500 metri o più di distanza per trovare un albero dello stesso tipo. A guardarli sembrano tutti uguali, ma poi a vederli da vicino veramente sono molto distanti gli alberi tra di loro. Eppure sono foreste, non starebbero ben lì tutti quanti, tutti uguali, no, sono molto molto diversi. E più sono diversi, più sono distanti, e migliore e maggiore sarà la forza di quel bosco, di quell'ecosistema. Ecco perché le monocolture sono diventate un problema. È una concentrazione innaturale di piante tutte dello stesso tipo. Peggio ancora se queste piante sono riprodotte per innesto, per talea, addirittura tutte geneticamente identiche. Microfono, se no non ti sentono. Mi hanno spiegato che diventa un problema per chi segue da casa, perché sentirà le mie risposte, ma non avendo la domanda. Sì, volevo sapere se la rogna era reversibile, cioè prendendo un albero malato per il 50%, sì? Secco per il 50%, sì, la puoi ridurre, trattato, certo. Ridurre e sì. La puoi ridurre, dipende quanto l'albero è forte e quanto saranno mirati i tuoi interventi. Comunque con circa 3 interventi all'anno.
tagliando i rametti, rami e rametti malati, bruciandoli e non riportando la rogna con gli attrezzi infetti, la puoi ridurre a un 5%, che non ti significa che non ti creerà più problemi e rimarrà sotto controllo. Però ripeto, anche dipende dalla varietà, perché questo io l'ho visto e provato su varietà di ulivo antico e riprodotte per pollone o da seme e quindi innestate, quindi piante abbastanza forti. Però le varietà moderne riprodotte per talea non sono così resistenti, rischiano di essere sopraffatte ogni volta che la vegetazione riparte, e quindi per le varietà moderne tipo leccino, frantoio, queste varietà molto produttive ma riprodotte per talea, è consigliabile tagliare tutto l'albero. Non ce la fanno a riprendersi. Come? Leccino e frantoio si usa da noi. Senta, invece la diceria che gli alberi devono essere sempre piantati a coppia, così stanno insieme, quello tipo magari... anche per il castagno, che deve essere sempre uno vicino all'altro, almeno sì, due. Sì, quello lì è un sistema che è stato escogitato per ovviare il problema dell'impollinazione. Quindi per avere una maggiore quantità di polline si mettono vicini in modo che quella varietà abbia assicurato l'impollinazione. Il castagno ha un polline, anche lui abbastanza pesante, in parte viene diffuso dal vento, in parte viene trasportato dagli animali. È l'unico, uno dei pochi alberi che ha una doppia impollinazione, anemofila ed entomofila e zoocora. Però per sicurezza si mettono vicini proprio per evitare che poi il polline, se c'è umidità, come dicevo ieri a proposito dell'ulivo, il polline si appesantisce di umidità, non viene trasportato dagli insetti, perché se c'è molta umidità, sta piovendo, non volano, e quel poco di polline che viene liberato finisce a terra e non raggiunge tutti i fiori. Quindi nel rispetto della biodiversità va bene piantare sempre due alla volta? Sì, assolutamente. Ok, grazie. Assolutamente sì. Due o anche tre individui va benissimo. Anche perché il mio consiglio, e questo è un consiglio personale, mettere se hai sufficiente spazio, mettere due o tre individui significa anche garantirti la sopravvivenza di quella varietà. Perché con un solo individuo non hai nessuna garanzia. Cioè tu hai magari una pesca, una varietà di pesca, un ciliegio bellissimo, ti secca, hai perso tutto. Poi devi aspettare 15 anni per riformare un alberello. Ma poi quello è triste da solo. Anch'io dico così. Esatto. Anch'io dico così. Oltre che per il polline, sì, è giusto che ci siano altri individui della stessa varietà nei paraggi. Anche se non è vicino ed è intercalato da un'altra specie, ma l'importante è che sia nel raggio d'azione del polline e degli insetti. Io volevo chiederti, sì, sempre rispetto al fatto del disinfettare gli attrezzi quando si fanno le potature, penso per esempio ad un vigneto con un impianto grande, sì, sapere da te se tu vedi e conosci qualche azienda che lo fa, no, se ci sono delle misure, diciamo, che facilitino questa pratica, sì, perché allora, insomma è molto, sì, difficile. Sì, sì. Nel caso del vigneto so e conosco questo sistema, cioè si fa la potatura senza disinfettare gli attrezzi per ogni pianta, al massimo c'è qualcuno che lo fa una volta all'anno per tutti gli attrezzi ad ogni potatura, però quello che si fa di sicuro, visto che sono tante piante piccole con tanti tagli, disinfettare subito dopo tutte le piante. Grazie. Prego. Ok. Altri preparati vegetali. Ci avviciniamo un po' a quello che mi era stato chiesto tra le righe. La polvere di peperoncino disciolto in acqua è utile contro gli afidi. Gli afidi, quelli famosi della... Ecco, la famosa... Sì, questa era la risposta a quel problema che mi diceva il nostro amico Salvatore a proposito delle rose. Certo, non conviene usare il piretro per una rosa o delle rose in un giardino soltanto, ma in quel caso va bene un po' di polvere di peperoncino e gli afidi già se la vedranno grigia. Estratto decotto di pomodoro addirittura, oppure contro gli afidi, perché ci sono afidi che possono essere combattuti con la polvere di peperoncino, altri afidi invece basta anche un decotto di pomodoro. Il macerato di tanaceto contro i lepidotteri, afidi e alcuni acheri. Lepidotteri, ripeto, sono delle farfalle. Il tanaceto è una pianta che in alcuni ambienti in Italia vive spontaneo e non è difficile da reperire, un buon centro di giardinaggio credo che possono procurarle delle piantine, una pianta erbacea comunque, anche molto bella da vedere. Il macerato al suo modo, macerato di aglio e cipolla contro afidi, cidia, tentrenidi, tignola. L'estratto acquoso frena la peronospora delle rose
e l'olio essenziale di aglio ha proprietà antibatteriche. Beh, l'olio essenziale senza un distillatore non si può produrre in casa, però comunque la dice lunga sul fatto che l'olio essenziale di aglio, una pianta sulle nostre tavole di tutti i giorni, può avere proprietà antibatteriche, e lì ritorna il problema, si collega con quel col problema di prima a proposito delle batteriosi. Ma poi dipende dalle concentrazioni, dipende dal tipo di malattia, dal tipo di batterio. Queste sono dosi, queste sono indicazioni. Io do delle indicazioni, ma in questo momento non posso, non ho la possibilità di fare delle ricette mediche specifiche per ogni problema, perché bisognerebbe veramente, come ogni medico, fare una ricetta ad ogni paziente. Macerato di assenzio, si chiama Artemisia absinthium. Questa assenzio è una pianta selvatica, in alcuni casi invadente, qualcuno la considera infestante e anche irritante. Cioè, è una pianta che in alcuni ambienti prospera a crescere, cresce a dismisura, può essere utilizzata contro afidi e lepidotteri. Poi, ancora, decotto di equiseto contro le malattie fungine, quindi l'equiseto, pianta antica di origini preistoriche, che assomiglia come una specie di piccola conifera, come una piccola conifera, però non è parente con le conifere, ed è una pianta annuale, vive sottoterra sotto forma di rizomi, poi ogni anno esce la parte maschile, la parte femminile, raccogliendo queste parti aeree della pianta e facendone un decotto può essere usato come fungicida. Poi il macerato di felce aquilina. La felce aquilina è anche una pianta antica, di antichissime origini, come le felci e le palme e le conifere, ed è diffusa in tutta Italia. Dal livello del mare, nella retroduna, nella macchia mediterranea, si può trovare fino a 1500 metri sull'Appennino. Si può trovare. Vive sporadicamente, cioè la trovi qua e poi la trovi magari in un altro posto abbastanza distante, di là. Non è facile trovare in tutti i punti, però è una pianta. Ah, si può anche coltivare ed è molto bella. E un'altra cosa interessante della felce aquilina, che con i rizomi che vivono sottoterra, ara il terreno. Praticamente lo ara, crescendo, facendo crescere questi rizomi, che di qua e di là spuntano con queste fronde, e i rizomi che rimangono indietro poi seccano, marciscono e lasciano delle gallerie, dei buchi, dei fori. Questi fori permettono l'entrata dell'aria, dell'ossigeno nei nutrienti, quindi dell'ossigeno alle piante nel terreno, e servono anche come alimentazione, quindi come respirazione per i batteri e per tutti gli altri microrganismi che vivono nel terreno. Perché non ci dimentichiamo che i microrganismi che vivono nel terreno hanno bisogno di aria. Piccole quantità, sono piccoli, piccole quantità, però hanno bisogno di aria. Se il terreno viene asfissiato, questi batteri vengono distrutti. Poi l'ultimo di quelli che ho potuto elencare, macerati di ortica, repellente contro gli afidi, ragnetto rosso, un altro piccolo insetto che può creare problemi, e preventivo contro la cimice verde. Anche in questo caso ho un'esperienza personale da comunicarvi, perché l'ho provato. Io per l'orto fino a circa 5-6 anni fa, per la cimice verde facevamo la raccolta manuale delle cimici, però la raccolta manuale è complicata perché le cimici sono verdi, i pomodori e le altre foglie sono dello stesso colore e spesso vivono sotto la pagina fogliare, quindi ne catturavi 10 e ne scappavano 100. E facevamo una lotta col mio orto, ne ripetevo nei corsi precedenti, facevamo una lotta del tipo mettere più piante di quelle necessarie per avere un quantitativo minimo di raccolto sufficiente. Era un costo, io ho detto preferisco comprare più piantine piuttosto che comprare meno piantine ma più insetticidi. Mai, non ho mai voluto usare insetticidi per principi, e quindi ho preferito mettere piante in più. Adesso ho scoperto il macerato di ortica. Se le ortiche vengono raccolte e messe a macerare in acqua, in un secchio, si colloca questo secchio all'interno dell'orto, dopo circa una settimana produce un odore che non è un odore, è una puzza tremenda, maleodorante, è una cosa terrificante, per tanto che puzza, che forse perché puzza più delle cimici, riesce a scacciare le cimici. Però è preventivo, cioè va spruzzato. Io lascio macerare questa roba nell'acqua, poi con un mazzetto d'erba, intingo e passo sui pomodori, alla fine puzzo pure io, però non fa niente. Le cimici comunque ho visto che non si avvicinano più così tanto, se ne vede qualcuna sporadicamente, ma non ho più grossi problemi. Sì. È preventivo però, attenzione, è preventivo, perché se le cimici sono già arrivate non riesci ad allontanarle. Senta, sì. Scusi, quando è il momento migliore per piantare semini di Artemisia?
E quando poi cresce? L'Artemisia absinthium si può riprodurre anche per polloni radicali o per pezzi di radice. E io penso il periodo migliore per queste piante di ambiente mediterraneo sia l'autunno, perché la radice comincia a crescere nei nostri climi già durante l'inverno. E poi quando esce fuori la pianta? Allora, se metti le radici già uscirà in primavera. No, i semi? Da seme è consigliabile sempre metterlo in autunno. E non l'ho coltivata, ma credo che comunque nascerà verso marzo. Ai primi caldi, marzo-aprile. E se non nasce, che vuol dire? Che gli animalini se la sono presa? Presi i semi? Può essere che gli animali hanno predato i semi, ma più che altro può essere che i semi sono vecchi. Attenzione, questi semi non devono andare in profondità, sono piccolissimi. Sì. E quindi la copertura deve essere molto limitata, al massimo mezzo centimetro. Sì, 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 io così ho fatto, l'ho piantati in autunno, mezzo centimetro, semi freschi, perché sì, tratti sì, dalla pianta e non sono nati. Stagionale. E a tutt'oggi no. Quando li hai piantati? È verso autunno, ottobre, novembre, sì. No, maggio, se non sono nati, ma sicuro che non è nato niente? Niente. Perché potrebbe essere nato qualche cosa che non assomigliava? Che terriccio ha usato? No, la terra dove stava la pianta prima. Ah, dove, la terra, sì, una terra locale. Deve essere buona. Però non sono nate altre piante erbacee che le ha dovuto tirare? Perché a volte può succedere che quando nascono queste piantine assomigliano tale quale a delle erbacce, tra virgolette, che noi tiriamo. Non ho tirato niente. E non è nato niente? No, è nato qualcosa, ma non mi sembrano che siano quelle di Artemisia, mi sembrano diverse. Cioè, per il momento c'è delle piccole rosette, ma mi sembrano più... Diverse. Sì, mi sembra più la vegetazione locale, sì, di altre erbe. Piante. Mi dispiace, non ho dettagli precisi perché io l'ho moltiplicato da pollone, quindi da pezzi di rami. Non mi conviene adesso mettere altri semi, no? Inutile. No, non credo. Devo aspettare la prossima stagione. Perché vabbè, potete anche provare. Lei faccia una cosa, deve andare per tentativa a questo punto, non avendo dati certi, può mettere dei semi in un altro vaso però. Sì. In un altro vaso e poi dovrà contenere l'umidità, mantenere l'umidità affinché... E provare. Sì, affinché escono. Però comunque io le consigliavo l'autunno perché questa pianta diffonde i semi a fine estate, passano il loro ciclo d'inverno nel terreno assorbendo umidità e poi escono. Perché poi è una pianta importantissima l'Artemisia per tante cose, quindi mi piaceva duplicarla poi anche per regalarla, insomma. Grazie. Prego, mi dispiace non poter essere più utile perché non ho conoscenze così dettagliate. Ancora. Scusami, un'ultima domanda, poi magari. Sì. Per quanto riguarda visto i macerati, decotti, per fare un macerato di assenzio, per dire, o di felce aquilina, ci sono dei tempi di... Una settimana circa. Per tutti i macerati? Sì, significa prendere queste piante, metterle a imbibire in acqua, a marcire in acqua, e se il secchio, il contenitore viene lasciato all'aperto, sotto il sole, in una settimana è pronto. 10 giorni. Con un coperchio. E l'altra cosa che avevo dimenticato, che visto che c'è l'evapotraspirazione, ogni tanto va aggiunta dell'acqua, altrimenti si dissecca. Vabbè. Va aggiunta dell'acqua e quando vedi che l'odore non è più così concentrato, aggiungi ancora altra quantità di materiale vegetale e acqua. Quindi questo macerato lo puoi rinnovare e continuare a moltiplicare tutto il periodo di cui ne hai bisogno. Domande? Ok. Allora, vediamo un po' dopo. Altro sistema già in uso da alcuni anni, non è neanche questa un'innovazione, ma può essere interessante, è l'uso di feromoni sessuali per combattere gli insetti dannosi. Spiego velocemente, i feromoni sono sostanze prodotte da ghiandole esterne degli insetti, da molti organismi viventi e anche gli insetti, e le emettono a basse concentrazioni. Queste sostanze hanno la funzione di messaggeri chimici, servono per attrarre. Di solito le mettono le femmine per attrarre i maschi e sono specifici, quindi ogni specie di insetto emette certi feromoni che saranno attratti solo dai maschi di quella sua stessa specie. Tra i vari tipi di feromoni ci sono quelli di richiamo messi alle femmine per attrarre i maschi, dicevamo. La ricerca scientifica è riuscita a replicare per sintesi chimica questi feromoni sessuali naturali. E cosa si fa? Si utilizzano questi feromoni per tre incontri in modalità principali.
uno per monitorare le popolazioni e individuare il momento in cui effettuare un eventuale trattamento. Il trattamento può essere anche quello di tipo fatto con sostanze naturali precedentemente elencate, non per forza con sostanze chimiche. E si mettono delle trappole, sono delle vere e proprie trappole, vi mostrerò nelle immagini successive, dove si comincia a vedere in queste trappole quanti insetti cominciano a cadere nell'arco di 12 ore, di 24 ore, di alcuni giorni. Se il numero arriva a un certo quantitativo, conviene fare un intervento. 2. Per la lotta diretta mediante cattura di massa. Queste trappole sono di due tipi, ce ne sono alcuni tipi che catturano fisicamente l'insetto e vengono messe apposta a una certa distanza per catturare gli insetti e lasciarli intrappolati in queste invischiate, in queste colle o queste bottiglie che si possono anche costruire in casa mettendo degli ormoni all'interno, lo vedremo tra un momento. 3. L'altro sistema può essere per distrarre o confondere i maschi ed impedire gli accoppiamenti, riducendo così notevolmente i ricorsi a insetticidi. Cosa si fa? Si mettono queste, sono dei bastoncini colorati di sostanze ormonali, i maschi vengono attratti da queste sostanze, non trovano le femmine, si crea confusione, insomma. Non ci sono gli accoppiamenti, se non ci sono gli accoppiamenti, le femmine, anche se depongono le uova nella nostra frutta, le uova saranno sterili, non si sviluppano e non avranno luogo le larve che danneggeranno la frutta. O le larve che danneggiano la frutta o che danneggiano i rami, le foglie o gli altri apparati della pianta, gli apparati vegetali. Eccoli qua, le trappole per cattura di massa possono essere di quel tipo, come una semplice carta moschicida, che non è non è generale, è selettivo, cattura solo gli insetti di cui abbiamo preoccupazioni, di cui abbiamo problemi o vogliamo proteggerci. I feromoni invece per la distrazione sessuale sono questi bastoncini, e invece le trappole per il monitoraggio possono essere usate, delle trappole come questa bottiglia con un tappo giallo. Il tappo giallo serve ad attrarre gli insetti, perché il giallo è il colore del sole, il giallo è il colore più diffuso nei fiori selvatici, basta pensare alle ginestre, tante margherite che sono gialle, e quindi è il colore che vedono meglio gli insetti, il giallo, e il feromone disciolto in acqua invece è l'odore che attira questi insetti. Arrivano là, cadono dentro e rimangono lì dentro. Non è una cosa tanto bella per loro, poveretti, però comunque è una trappola di monitoraggio, serve a monitorare la situazione, a vedere in quel momento, in quel campo, cosa c'è che sta girando, cosa c'è e chi è che sta girando per il nostro campo. Sì. Qui si usa molto usare quella bottiglia col tappo giallo con dentro o acqua o ammoniaca e una sarda. Sì, una sarda. Una sarda. Sì, sì. E quella sarda, mi chiedo, fa lo stesso effetto di questi feromoni, che attira solo gli insetti giusti o attira tutti? No, mi sa che la sarda attira anche qualcun altro, però comunque... Comunque, diciamo, non è sicuramente tanto problematico, perché non attirerà di certo coccinelle, farfalle di altro genere, oppure api, non saranno. Saranno sempre insetti comunque legati al ciclo della frutta, come le mosche della frutta, sono insetti che fanno parte di quel gruppo, cioè se sono attratti dalla sarda sono insetti che andavano comunque a deporre le uova da qualche parte nella frutta. Invece le trappole per catture di massa contengono qualche sostanza che attira solo determinati insetti? Dipende dal prodotto, perché in alcuni casi ci sono dei prodotti che hanno uno spettro d'azione maggiore e quindi catturano anche altri insetti. Però comunque di solito non ci andranno le api e le coccinelle, quelle che a noi ci stanno più a cura, per fare l'esempio. In alcuni casi sono prodotti specifici e solo un tipo di insetto, in altri casi lo spettro d'azione è un po' più ampio, anche perché quando si interviene con queste soluzioni a volte si cerca di combattere due o tre specie di insetti nello stesso momento. Anziché fare due o tre tipi di passaggi con trappole, se ne mette una che ha una spettrazione maggiore. Però sono sempre selettivi. Sono selettivi e locali. Cioè agiscono lì, sulla tua pianta, nel tuo frutteto. Non si diffondono nell'ambiente, non creano l'estinzione né di massa e né d'altro tipo di quelle specie di insetti. E, insomma, e può essere un sistema per cominciare a pensare e a ragionare in modo diverso. Questi sono tutti sistemi di transizione, vedendolo come diceva Fukuoka, sistemi di transizione per passare da quell'uso dell'insetticida come se fosse acqua fresca a un sistema più naturale. Questo sistema di transizione può durare alcuni anni, non è un sistema che può avvenire nel giro di una stagione,
perché dopo bisognerà imparare a vedere queste piante prima che arrivano gli insetti, e una volta magari usi lo zolfo, una volta usi la trappola, una volta usi un'altra cosa, però comunque cerchi di contenere, di arginare la soluzione senza esagerare. Grazie. Prego, grazie a te. Ah, l'altro, la novità, diciamo, la cosa più il sistema più moderno che ho trovato in circolazione è questo, oltre ai feromoni per la distruzione, che sono questi bastoncini imbevuti, sono di plastica, sono visibili perché poi possono essere anche rimossi volendo, una volta che è finita la stagione vengono tolti e smaltiti diversamente. Quella, la novità più, insomma, che fa più effetto è questo puffer, che è un dispenser con una bomboletta che viene messo all'interno di questo contenitore, che ha un timer. Il timer si regola sulla quantità e sul tempo, e è come i diffusori dei profumi, quei diffusori dei profumi che sono per la casa. Questo anziché diffondere il profumo diffonde l'ormone in piccolissime quantità. Basta un attrezzo di questo messo una sola volta, dura tutta la stagione per una certa superficie. Certo, in un ettaro per certi problemi magari ce ne vogliono diversi, decine di contenitori di questo tipo, però comunque il contenitore si ricicla, è solo la bomboletta che viene cambiata. Il contenitore viene utilizzato tutte le stagioni, e la bomboletta che contiene gli ormoni può essere di vario tipo a seconda del problema che noi abbiamo già monitorato e abbiamo già visto che vogliamo combattere. Può essere, è interessante. No, questo qui emette ormoni tale quale come quelli sul bastoncino, solo che il bastoncino è in contatto con l'aria e si asciuga e si essicca nel giro di circa 15 giorni, un mese. Invece questo qua durerà 2-3 mesi o anche più. Non è tossico, almeno non contiene insetticidi, contiene ormoni. Ma magari credo che l'unica cosa di cui preoccuparsi forse è il propellente, bisogna vedere, credo non ci sia più i clorofluorocarburi, non ci sia, per spingere il prote e farlo uscire, credo non ci sia più i famosi CFC. Questo qua li confonde. Li confonde. Ha la stessa funzione del bastoncino, per questo li ho messi insieme. È un metodo di confusione e di distrazione. Non li uccide, li confonde soltanto. E tutti i maschi correranno su questa pianta perché sentono odore di femmine, e invece lì non troveranno niente, perdono tempo là, passano i giorni, insomma, salta l'occasione. Ma vengono specificamente per ogni insetto? Sì, o per classi. A volte sono 2-3 tipi di insetti, ma non di più. Sì. Sono abbastanza specifici e abbastanza selettivi. Anzi, in questo caso sì, sono addirittura selettivi per singola specie. Perché dicevamo prima, ci ritorno un attimo, mi fa piacere che sono sempre domande molto inerenti. Se riesco a fare marcia indietro con questo strumento qua. Eccoli qua, feromoni. Sono sostanze prodotte da ghiandole e secrezioni esterne emessi dagli organismi viventi a basse concentrazioni con la funzione di messaggeri chimici che agiscono tra individui della stessa specie. Ogni specie i suoi feromoni. E sono animali. Anche nei mammiferi è molto evidente, negli uccelli è molto evidente. Negli insetti è meno evidente, ma funziona allo stesso modo. Allora, siamo alla fine di questa carrellata e poi facciamo una pausa, e dopodiché parleremo delle antiche varietà da frutto e le altre domande che ci sono sempre collegate a tutte queste problematiche. Allora, io per conclusione volevo dire che qualsiasi prodotto che può essere facilmente commerciabile è sempre legato alle nostre famose relazioni e alle nostre abitudini culturali alimentari. Certi prodotti entrano nella nostra cultura in un modo così radicato che non se ne può fare a meno. Il pomodoro è arrivato in Europa come pianta ornamentale, coltivata e ritenuta velenosa. La tenevano nei vasi come una pianta velenosa da mostrare agli amici, come una cosa brutta e terrificante. Adesso il pomodoro dalla pizza non lo potrebbe togliere più nessuno, neanche dalla pasta col pomodoro, perché poi hanno scoperto che c'erano delle possibilità di coltivare questa pianta, di utilizzarla, e così via. Quindi la cultura alimentare è qualcosa di così radicato e così forte che è difficile combattere. Questa cultura alimentare è il punto su cui si dovrebbe sempre parlare e far leva a proposito della conoscenza degli alimenti, di quello che mangiamo. Perché adesso, come il pomodoro, allo stesso modo è la qualità dei prodotti. Noi mangiamo dei prodotti agricoli che non hanno sapore, spesso.
pomodori che non sanno di pomodoro, non sanno di niente, mele che anche hanno una la buccia rossa, una la buccia gialla, ma il sapore è lo stesso. E insomma, si è perso quello che c'era veramente dentro all'alimento, e molto spesso in questi alimenti c'è un maggiore quantitativo di acqua, ne parleremo nelle prossime lezioni, c'è solo un maggiore quantitativo di acqua e residui di pesticidi, ma proteine, sali minerali e quant'altro si è perso tutto per la strada. Pertanto, dicevo, visto l'ampia diffusione di prodotti agricoli di bassa qualità, sarebbe meglio puntare su metodi di coltivazione tendenzialmente, almeno tendenzialmente, sempre più naturali, per avere così frutta e verdure, olio e vino di qualità superiore. Questo è il punto su cui si deve far leva, sulla qualità, sulla qualità, sulla qualità. Qualche cosa si sente, si vede, ma è una specie di moda portata dal vento a proposito del biologico. Se qualcosa è biologico sembra che dovrebbe essere minore, ma chi fa biologico adesso fa solo burocrazia. Vi assicuro che la burocrazia è una cosa pazzesca, è meglio fare agricoltura naturale, così ancora non se ne è appropriato nessun ente e nessuna costruzione burocratica, fino a che non ci metteranno le zampe sopra. Perché purtroppo noi abbiamo bisogno, dicevo ieri, di tutti i giorni di mangiare queste cose, tutti i giorni dobbiamo nutrirci, se non è pane sarà vino, e se non è vino sono pomodori, e se non è pomodoro è qualche altra cosa, ma tutti questi alimenti che vengono dalla terra li ingeriamo e li mettiamo nel nostro corpo, tutti i giorni, almeno 2-3 volte al giorno, ed è un grosso peccato rimpinzarci di queste sostanze che abbiamo sparpagliato in agricoltura con tanta facilità, mi riferisco alle sostanze chimiche, è un grosso peccato. Si deve cominciare da qualche parte, e io sono contento già di essere qui, sono contento, ci sono tante persone che ascoltano e tante persone anche da casa che ci seguono e tante persone che anche se non sono potute venire comunque hanno già le antenne raddrizzate su questi problemi, perché se mai si comincia mai si arriva da nessuna parte. Quindi è importante fare attenzione, cominciare a parlarne, confrontarci, perché vedo già stesso in queste occasioni quante domande vengono fuori, quanti problemi vengono fuori che possono essere cominciati a risolvere, affrontare soltanto parlandone. Quindi grazie anche di questo e ci rivediamo tra circa 15 minuti. Grazie. Abbiamo solo un'ora a disposizione e c'è un argomento che stava a cuore, come me, anche molti di voi, credo, a proposito della biodiversità e della conservazione delle antiche varietà. Allora, prima cosa, la conservazione della biodiversità vegetale, per quanto riguarda le nostre antiche varietà, può essere fatta in due modi: attraverso l'innesto per le piante da frutto o attraverso i semi, specialmente per le piante ortive e anche cereali compresi. Quindi cosa si può fare? Se abbiamo una varietà di cereali non si può fare altro che seminarli e riseminarli ogni 2-3 anni al massimo, e per alcune specie addirittura anche tutti gli anni per alcune specie di vegetali, perché i semi diventano problematici nella conservazione, se vengono conservati per un certo periodo troppo lungo diminuisce la germinabilità. Però all'incirca 2-3 anni possiamo conservare questi semi, poi dobbiamo riseminarli. Li riseminiamo con la massima attenzione. È stato precedentemente già esposto in un corso che si è tenuto sempre a Castellana Grotte nel mese di settembre, per l'anno scorso, a proposito della conservazione dei semi, a proposito della quantità di semi che possiamo salvare. Ma velocemente posso dire che i semi delle ortive hanno la necessità non solo di essere moltiplicati e riprodotti, ma di essere tutelati dagli incroci e dalle impollinazioni. Se io ho una varietà di pomodori o di fagioli o di fave, qualunque cosa essa sia, e nel mio stesso orto ho un'altra varietà che mi fiorisce nello stesso momento, sicuro, quasi sicuramente, al 95% l'anno dopo non ho nessuna delle due varietà, ho un ibrido, che saranno un po' uguali all'uno e un po' uguali all'altro. Magari può essere anche un ibrido migliore, però ho perso la varietà originale. Per riprendere quella varietà originale sarà molto complicato, perché i geni una volta mescolati poi è difficile selezionarli e toglierli. Mai piantare tutti i semi, ma soprattutto fare attenzione a una cosa: innanzitutto guardare tutto intorno al proprio orto se ci sono altri orti o altre coltivazioni con le stesse o con le stesse specie con varietà simili. Metto delle fave, guardo se nell'arco almeno di 500 metri,
anche di più, se ci sono altri orti con le fave. Se ci sono altri orti con le fave, non si può chiedere purtroppo di non seminare le fave alle altre persone, ma si può anticipare o posticipare la propria semina in relazione agli altri orti, in modo che le mie fave, devo garantire però che questo avvenga, fioriscano quando le altre fave sono a riposo o hanno già completato la fioritura. Così sarò solo io in quel momento con le mie fave che posso avere la riproduzione della mia stessa varietà. Identica cosa per il mais, pomodori, melanzane e quant'altro. Sempre partendo però da antiche varietà, perché poi ci sono due strade anche qua che si dividono. Se sono antiche varietà si può tentare con diverse strategie, come queste che ho indicato, di moltiplicarle e conservarle. Se sono varietà moderne è già stata fatta, imboccata una strada a senso unico con vicolo cieco, nel senso che le varietà moderne, molte si chiamano, avrete sentito, ibridi F1. Questi ibridi F1 sono ibridi ottenuti in laboratorio e poi coltivati in serra per la produzione di seme con delle varietà che non hanno capacità di riprodurre la stessa varietà come quella che tu hai comprato. Prendi le bustine, metti le angurie, vengono belle grosse. L'anno dopo, quei semi, se li vai a rimettere, le angurie non verranno grosse allo stesso modo, ti vengono più piccole. E l'anno dopo ancora più piccole, diverse più piccole. Si perde la qualità, si perdono le caratteristiche di questo prodotto. No, ibridi F1 non sono necessariamente OGM, sono ibridi fatti con sistemi abbastanza naturali, però fatti in modo che quelle piante non possono essere replicate in casa, perché così tutti i contadini saranno dipendenti dall'acquisto di quelle sementi, altrimenti le industrie sementiere dicono, ma noi che facciamo? Ci guardiamo in faccia. E questo è il problema. Primo problema. Allora, se si sceglie la strada a senso unico delle varietà moderne, si schiava ogni anno e si è obbligato a comprare semi o piantine. Perché non le puoi moltiplicare, dato che se le moltiplichi non ti danno risultati, e poi sono piante delicate, hanno bisogno delle famose cure necessarie e indispensabili di cui parlavamo ieri. Se riesci a trovare qualche antica varietà è un tesoro preziosissimo, perché ti puoi tutelare dall'impollinazione casuale e incrociata con altre varietà conservandoti la tua varietà, ma poi sei sicuro che l'anno dopo, mettendo quella varietà a cuore di bue, pomodoro o pomodorino ciliegina o quello che sia, ritorna tale quale. Naturalmente su tutte le piantine che ti nasceranno ci saranno delle variazioni, non vengono standard, perché le piantine ogni volta che vengono riprodotte da seme, come tutti i figli, non saranno identici e tal quali ai genitori, però gli somigliano parecchio, e noi ci basta quello, che gli somigliano parecchio. Quel somigliare parecchio significa sapore, colore, forma, resistenza alle malattie e altre caratteristiche a noi vantaggiose. E con tutti quei figli che saranno venuti ti puoi divertire ulteriormente a fare delle selezioni. Hai messo dei pomodorini tutti piccoli e rotondi, te ne è nato uno allungato, prendi i semi di quello allungato, lo rimoltiplichi l'anno dopo, magari fai una popolazione di pomodori piccoli allungati, e così sono nati i datterini e tutti quei pomodorini piccoli di forma allungata. Scusami, un ibrido moderno può impollinare? Sì, un... E quello è il rischio, il problema complicato. Ogni stagione riproduttiva diventa una lotta abbastanza immane a seconda del territorio in cui operi, perché se vuoi moltiplicare pomodori antichi e intorno ci sono piantagioni di pomodori moderni, diventa una lotta micidiale e pazzesca. Non si possono moltiplicare in serra al chiuso queste piante, perché hanno bisogno degli insetti che vengono ad impollinare, e poi il polline può essere portato facilmente, basta un insetto che ti entra lì nel tuo campo e passa su parecchi fiori e ti ibrida tutto. Se sono invece piante impollinate attraverso il vento, peggio ancora, perché il vento agisce a suo piacimento in ogni direzione, in ogni momento, di notte e di giorno. È un bel problema. Conservare le varietà degli ortaggi antichi è un bel problema, però anche in questo caso non è impossibile. La cosa bella è che non è impossibile e si può operare con strategie, come dicevo prima, con semine e fioriture in tempi differenti, oppure si può operare anche in un altro modo con, dicevamo, nel caso in cui tu coltivi dei pomodori commerciali e dei pomodori di antica varietà, devi fare in modo che i pomodori di antica varietà, anche nel tuo stesso orto, devono produrre fiori, frutti, e poi devi togliere tutto prima che vanno a fiore quelli di antica varietà. Oppure nel caso di piante come per esempio le zucchine, è molto semplice agire in quel caso, perché i fiori sono grandi,
Quindi tu puoi utilizzare tutti i fiori delle zucchine commerciali, una volta che hai impollinato le zucchine tu le mangi sotto forma di zucchine, e i fiori li fai come fiori fritti o li togli, li elimini, in modo che il polline non passa sugli altri fiori. Questa però poi è un'operazione abbastanza certosina, perché andrebbe fatta tutti i giorni, perché tutte le mattine si aprono i fiori, tutte le mattine dovresti un po' fare come a Mendel, che si prendeva la pazienza di impollinare i piselli con un pennellino e poi alla fine ha fatto le teorie di Mendel, quelle sull'ibridazione e sulla genetica. Però la cosa è fattibile, perché anche poi c'è necessario, per alcune piante basta, per alcune specie bastano poche piante e ti danno quantitativi enormi di semi, come i pomodori, 10 piante di pomodori, ogni bacca di pomodoro sarà piena di semi. Invece un po' più complicato diventa il mais, perché per il mais ci vogliono almeno 80 o 100 piante di mais per conservare quella singola varietà. Non bastano 3-4 piante, se no hai l'impoverimento genetico, come dicevo prima a proposito degli animali all'inizio del corso, quando dicevamo che se hai poche piante di una varietà o pochi animali, si ibridano tra di loro, sono tutti parenti e alla fine non vai da nessuna parte, perdi la robustezza genetica di quella varietà. Tutt'altra cosa invece è con le piante da frutta, e io mi occupo di questo principalmente con le piante da frutta, perché a parte mi piacciono di più perché gli alberi sono più longevi delle varietà orticole, ma l'orto lo facciamo con quello che riusciamo a trovare, varietà antiche, abbiamo qualche cosa conservato e qualche altra cosa la copriamo con tutto quello che è possibile trovare. Per fortuna mi sembra che non ci sono OGM in giro tra le orticole, ma ci sono solo questi famosi ibridi F1 che li devi utilizzare ogni anno. Tutto questo è il grosso problema. Per gli alberi da frutta invece la tecnica di moltiplicazione è principalmente l'innesto. L'innesto, si prende un rametto e si innesta su un'altra pianta, possibilmente selvatico. Perché le grandi piantagioni, le grandi frutteti innestano su talee di piante domestico, cioè si trova una pianta che già è piccola, si prendono i rami, si fanno emettere le radici a questi rami e si innestano, anzi addirittura a certe volte come la vite si prende un ramo, si innesta e si pianta nello stesso anno sotto le radici, sopra il ramo, e sono le famose barbatelle che dopo una stagione vegetativa già sono pronte per essere vendute e impiantate. Le piante più tempo stanno in vivaio e più avranno un costo elevato, quindi si tende a tenerle al massimo 1-2 anni. Gli astoni, i famosi astoni, sono le piante da frutta innestate su una pianta più o meno selvatica, vengono tenute 1-2 anni. La pianta da frutto che sta in vaso per più di 2 anni e comincia a fare i fiori nel vaso, commercialmente è una pianta invenduta da buttare, non serve, non vi innamorate mai di queste piante che hanno già i fiori, già la forma in vaso, perché hanno dell'apparato radicale rachitico, tagliato, martoriato, arrotolato e stenterà moltissimo dopo per crescere. Le piante migliori da frutto sono quelle che hanno 1 o massimo 2 anni dall'innesto, quindi gli astoni, e i migliori sarebbero quelli a radice nuda da piantare in autunno, quando le hanno tirate dai vivai, non le hanno messe nei vasi e hanno tutte le radici ancora belle lunghe. Più sono lunghe le radici e migliore sarà la pianta. Se le mettono nei vasi, tagliano le radici. Se tagliano le radici, la pianta farà più fatica dopo. Nei terreni asciutti, aridi, secchi, l'apparato radicale deve essere quanto più lungo, quanto più completo possibile, quanto più profondo possibile, in autunno, mettendolo in autunno. Moltiplico piante da frutto con questo sistema. Alcune piante di selvatico le compro da vivai che conosco e sono ditte serie che producono piante di selvatico garantito. Per esempio il ciliegio lo innesto per i miei terreni che sono asfittici, hanno problemi di tutti i tipi, sono anche terreni scadenti, lo innesto sul famoso ciliegio di Santa Lucia, il nigro, e resta di piccole dimensioni, produce moltissimo, cresce nei terreni scadenti, e compro le piantine di nigro, piantine di un anno già grandi, pronte per innestare. Addirittura a volte le compro e le innesto nello stesso anno, se le piante sono belle rigogliose. Melo, pero, la stessa cosa, e susino la stessa cosa. Altre piante le allevo da me. Quando mi servono piccoli quantitativi, metto io i semi e li riproduco da me. Alcune piante mi conservo dei selvatici per farne i semi. Per esempio, ho una varietà di nigro, che non è una vera varietà, un ecotipo, cioè è un nigro che l'ho trovato in Basilicata su una montagna. Ho preso dei semi, ho fatto delle piantine e le ho lasciate crescere selvatiche. Ogni volta che mi servono delle piantine di quel tipo, prendo quei semi e me le moltiplico per le mie esigenze. E allo stesso modo qualche pesco, qualche albicocco, a seconda delle varietà. Per fare prima compro le piantine, se no se sono piccole quantità le allevo da seme. Metto i semi, 1-2 anni circa, poi si possono innestare.
e innesto queste antiche varietà. Adesso ci sarà tutta una carrellata che avevamo preparato, sempre grazie al mio manager, che è il manager della produzione e della direzione qua cinematografica, che è mia moglie, e che ringrazio sempre ogni volta. Abbiamo preparato una carrellata dei nostri frutti antichi che utilizziamo anche per mettere su questa pagina Facebook che ha fatto mia moglie, e dove insomma facciamo conoscere queste varietà, che alcune sono locali nostre, altre sono dei dintorni o raccolte da tutta Italia, però sono interessanti perché io raccolgo le varietà, le coltivo. Come si chiama la pagina? È il mio manager. Ah, piante rare e antiche varietà da frutto, sì. Che poi io ho dato il titolo ma me l'ho dimenticato. Piante rare e antiche varietà da frutto. Giulio, io ho una domanda. Sì. Non ho capito bene il mais, cioè io ho il mais a popcorn che mi hai dato tu. Sì. Mi è nato, cioè ne avevo due, mi sono nate tutte e due le piantine. Quelle sì. Porteranno il maschio e la femmina. Qual è il problema nel... Ah, poi che hai solo due piantine, sono troppo poche. Per un anno va bene, però dovresti averne più di qualcuna. Quel mais lì a popcorn ne bastano anche forse 10-20 piantine, non 80, perché è un mais più antico, resistente, spighe piccole e più forte. Però due piantine sono un po' piccoline per conservare tutti i geni che sono all'interno di quel mais. Ma mica ti avevo dato solo due chicchi? Io me ne sono prese due per gli altri. Peccato. Per lasciarla agli altri. Peccato. Senti, vabbè, se vuoi provare, visto che ancora siamo in tempo, ricordamelo prima della fine del corso, ti spedisco dei semi in una busta e ne metti un altro po'. Vabbè, grazie. Anche perché se ormai mi sono già usciti. E questi qua che sono usciti, lasciali andare pure avanti, e poi ti fai una popolazione di riserva. Va bene, grazie. Sì. Puoi ripetere la domanda? No, volevo dire, da poche piante, cioè chi si trova in quella condizione ha la possibilità in qualche modo di... Sì, se l'anno dopo ne metterai tante. Allora, parti da due semi, come nel caso di Marisa. Allora, tu parti da due semi ti fanno minimo, questa pianta qua fa due spighe una pianta e due spighe un'altra pianta. Ogni spiga avrà almeno 50 semi. Quindi in un attimo, in una stagione, ti sei fatto 200 piantine. Le metti tutte 200, o le metti 100, o le metti 50 e avrai una bella popolazione più robusta. Quindi è possibile. Sì, non puoi andare avanti tutti gli anni con due piante. Ok, quindi è possibile. Però se vuoi fare prima, visto che noi ci conosciamo, con Marisa le bisemi glieli potevo dare subito, ecco perché avevo accelerato tempi. Sì. No, io lo dico perché anche noi abbiamo... pochissimi semi, un granone. Sì, per forza. Antichi. Tra noi appassionati si comincia così, con più che semi. Poi l'importante è nelle popolazioni successive. Quindi abbiamo una possibilità comunque. Sì. Vabbè. Non bisogna continuare nel tempo con pochi individui. È il grano uguale? Sì. Ovviamente avendo il seme ora, però va piantato a ottobre, novembre. Il mais? Sì, stavamo parlando di mais. No, si può piantare anche adesso. Ah, anche adesso? Sì, sì. Solo che il problema, mettendolo adesso a metà, fine maggio, poi dovrai irrigare. Va bene, grazie. Inevitabilmente dovrai bagnare più, ma poi il mais comunque è già suscettibile di necessario di irrigazione. Questo mais. Questo popcorn non è molto esigente in acqua come il mais dolce o come il mais commerciale, perché le spighe sono piccole e lunghe come un dito, sono 10 cm e i chicchi sono molto piccoli e le piante sono alte 1,50 m circa. Quindi pianta piccola, semi piccoli e piccola quantità di acqua. Sempre le dimensioni, frutti grossi, belli, succulenti, giganti, acqua a tonnellate, frutti piccoli, concentrati. Volevo solo mettere in guardia gli amici qui che non mi succeda quello che è successo a me l'anno scorso, tutta orgogliosa, avevo 12 piante di mais bellissime, piene di spighe, andavo a guardarle tutte le mattine e un giorno sono andata e erano state tutte mangiate fino all'ultimo chicco da non topi, ratti. Che avevo tolto dell'edera e quindi stavano girando, per vendicarsi. Si sono vendicati, non è rimasto un chicco. Perché era mais dolce probabilmente. Sì, era un bantam biologico. Buonissimo, era dolce e biologico, quindi l'hanno apprezzato. Può succedere, è un problema perché se nei dintorni ci sono degli animali che scorrazzano come questi qua, possono creare problemi. Da noi abbiamo i cinghiali, sono più grossi e in alcuni ambienti creano grossi danni.
Sì, è un problema. Sì, domanda, sì, scusa. Volevo chiederti, per la moltiplicazione, cioè io abbiamo molti piccoli mandorli. Sì. E quindi vorrei utilizzare quelli per farli crescere, sì, no? E a che punto vanno tolti dalla terra? E se è meglio metterli in vaso o in terra, direttamente? Sì, 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 pensavo che era più complessa la domanda, no, è facile, facile. Allora, molti piccoli mandorli conviene tirarli dal terreno e metterli subito in piena terra, secondo le loro esigenze del mandorlo, in autunno, verso novembre, pressappoco. Quando cominciano a cadere le foglie? Novembre, anche se poi il mandorlo certe volte le perde ad agosto. Comunque tieni presente verso ottobre, novembre, quando si cominciano ad avere le prime piogge. E tirarle? In ottobre? Sì, sì, in quel periodo là. Tirarle e metterle in piena terra, nella postazione definitiva. Se le piantine sono molto piccole, ne puoi mettere due ogni postazione. E non conviene metterle in vaso, perché nel vaso la radice comincia ad arrotolarsi, non si forma un bel fittone profondo tra le rocce e la pianta crescerà poco. Mi rendo conto che in piena terra diventa un problema poi individuare queste piante, quindi va messo un paletto, una canna in ogni punto, perché bisogna fare attenzione poi alla crescita dell'erba che non le ricopra. Allora io uso una strategia, quella di, quando posso mettere piantine piccole, di mettere una canna, un paletto, un segnale che sia alto almeno 1,80 m, e poi delle pietre tutto intorno alla piantina, in modo che così le pietre tengono a bada l'erba e non venga soffocata. Anche se vado tardi a spostare, a tirare l'erba o a tagliarla, almeno per i primi mesi, le prime settimane che l'erba cresce, non mi soffoca la piantina, con delle pietre. O si può fare anche qualcosa di diverso, mettendo dei cartoni e sopra i cartoni delle pietre, oppure dell'erba sfalciata. Così il cartone è abbastanza biodegradabile, non permette all'erba di prendere il sopravvento sulla piantina, perché l'alberello germoglierà sempre dopo delle piante selvatiche. Quando l'albero germoglia, le piante selvatiche saranno già alte 20 cm e rischiano di coprirlo se è molto piccolo. Quindi con un cartone, si mettono dei cartoni per una superficie, per ogni piantina consiglio 50-60 cm di diametro, qualcosa del genere, con un piccolo foro centrale che lo fa incastrare ad anello, e in modo che esce solo la piantina da là sopra. Il cartone conserverà anche l'umidità al suolo, con delle pietre in modo che il vento non lo porta via. Così fai pacciamatura, controllo delle infestanti, individuazione della piantina, fai tutto insieme, con un costo limitato. Ma hai già risposto, adesso non è il momento di farlo, giusto? Adesso sì, 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 si può ancora fare, perché adesso l'unico problema è che se l'erba è alta bisogna tirarla, schiacciarla o abbassarla. Una volta che l'hai abbassata e l'hai ridotta, metti il cartone sopra, perché il cartone avrà anche un effetto oscurante, non permette poi alle piantine di... E per fare una cosa ancora più accurata, sì, ne parlavamo con il nostro amico Brian ieri sera, la cosa più accurata è che se le piantine le metti in un piccolo avvallamento, devi scavare una buca a forma di conca, metti il cartone a forma di conca. Se dovesse essere necessario un intervento di irrigazione di soccorso, basta una bottiglia d'acqua versata al centro di questa conca, scivola l'acqua sul cartone e ti va tutta nel buco, quindi dove c'è la piantina. Non ne perdi neanche una goccia e la conservi poi nel sottosuolo. Ma questi mandorli spontanei in genere nascono febbraio, sì, marzo, se stanno nella terra fino a ottobre e fanno questi fittoni, è molto delicato spostarli, sì, a quel, sì, punto. Sì. Io li ho spostati quando sono 4 cm, sì, 10 cm. A febbraio-marzo li hai spostati? Sì, subito, sì, li trovo, li sposto. Perfetto. Sì, perché era... non hanno i fittoni in, certo, cuore. Certo. E la mia speranza è che poi fanno il fittone. Sì, si possono spostare appena nati, come in quel caso. E si agisce anche in anticipo, perché in quel periodo il terreno è ancora umido. Quindi o devi agire in anticipo. E quest'anno è perfetto. Sì, o in anticipo oppure più tardi. Tecnicamente lo potrei. La fatica è enorme, sì. Però dipende quanta acqua darai, perché se crescono in condizioni non di irrigazione, nel primo anno il mandorlo sarà sì e no 40 cm, senza irrigazione. Certamente con l'irrigazione diventa una stone di 1,50 m. un metro e 50 più, ma se sono nell'ordine di 40 centimetri riesci a prenderli senza tanti danni. Considera che anche nella situazione peggiore, che ti diventa alto, però la pianta ha un anno e lo devi scavare, qualche radice si spezza, comunque sarà una pianta forte, vigorosa, utile e importantissima da trapiantare.
non è assolutamente da buttare o da considerare inutile. È sempre buono metterla da qualche parte con la massima cura, perché quella pianta lì che è nata nel tuo terreno significa che ha avuto le condizioni ideali perfette per nascere in quell'ambiente. Ha subito già tante di quelle selezioni naturali che noi neanche immaginiamo, perché il seme caduto a terra, come diceva Brian, se non aveva le condizioni ideali non nasceva. E finiva la storia. Quindi quella lì che è nata è la migliore, quella da prendere con la massima cura. Di solito, cioè, per capire a che altezza bisogna scavare, la radice è speculare rispetto alla forma della pianta? No, è maggiore. Maggiore. È maggiore. Di solito la radice è tre volte, due o tre volte la chioma. Però può essere due o tre volte di superficie e di apparato radicale, non di profondità. Ah, ecco. Perché se ci sono le rocce non va 1,20 m sotto, ma sarà magari 1,50 m o 2 di superficie, perché farà tante radici laterali e avrà tante ramificazioni. Le radici spesso sono molto ramificate e invece la piantina ancora non ha tanti rami. Okay. Questa è nei primi anni. Ecco perché conviene agire nei primi anni, perché hai pochi rami sopra, molte ramificazioni sotto. Anche se sotto le tagli, sopra ne hai pochi, comunque poi lo dovrai spuntare, lo dovrai accorciare un po' il l'astone, la pianta si recupera e riprende. Dopo facendo. Quanto tempo bisogna accorciarlo? Nel momento del trapianto. Ah, quindi trapianti e accorci. Perché devi andare a proporzionare quello che hai tagliato estraendo con quello che ti porti dietro di apparato radicale, con quello che avrai poi di vegetazione. Di solito se la piantina la prendi dopo un anno e prendi le radici con, diciamo, una buona quantità di radici, non la devi mai tirare come se fosse una cipolla, la devi scavare, anche se il terreno è fresco, va sempre scavata, perché se la tiri spezzi tutto, o rischi di spezzare tutto. Devi considerare che dell'astone di 1,20 m, di un metro, ne devi accorciare 40 centimetri. Non è necessario di più. Poi ti regola anche alla base, in base alla dimensione del fusto della piantina. Se è troppo sottile, scendi un po' più giù. Se è più robusta, magari ti mantieni un po' più su. Comunque diciamo che su 1 metro ne andrebbero tolti circa 30 centimetri di lunghezza. Circa. Se la pianta è alta 1 metro, la tagli 70 da terra. Ne togli 30. Sì. Per farla rinforzare, ma soprattutto per proporzionare quella quantità di fusto alle radici che tu hai lasciato attaccate alla pianta, perché quando la vai a tirare una parte di radici comunque le devi per forza necessariamente perdere. Scusa, stavi parlando di tagliare una parte della radice o della chioma? Della chioma. La radice viene tagliata accidentalmente mentre la scavi. Allora, io continuo con questa carrellata di vecchie varietà. Allora, questa qui, la prima, è una mela che si chiama mela Cirino, viene dall'Etna e ha una buccia molto spessa, è croccante, un po' acidula, si conserva bene tutto l'inverno, assomiglia molto alla mela Nurco che coltivano in Campania. O anche quella, e la forma è molto simile, però il sapore è diverso. Questa è tendenzialmente più aromatica, più dolce. La Nurca è un po' più aromatica ma acidula, e la buccia è spessa. Le varietà antiche si difendevano in questo modo, avevano la buccia spessa. Tanto la buccia del melo solo a chi piace la mangia, a chi non piace comunque la sbucci, e che sia spessa è ottimo perché si protegge da molti insetti, non da tutti ma da molti. Sicuramente queste mele sono sempre meno bacate che delle famose mele golden. In commercio si trovano piantine di golden dappertutto, si ostinano a piantare le golden dalla Sicilia al Trentino, ma negli ambienti meridionali le golden soffrono e vengono bacate in un modo incredibile, proprio perché forse la pianta si stressa. La golden è una pianta di ambienti freschi, di montagna. Nel sud Italia già la pianta sta male, poi c'ha pure i frutti e gli insetti se li mangiano, le bacano tutte in un modo incredibile, perché la buccia è molto sottile, la polpa è molto dolce ed è molto appetibile. Aspetta, sì, stavolta è cambiato il sistema di... Questo è Bela Cirino. Ok. Cirino. No, Cirillo, come il cane. Questa è sfocata, è pure una mela Cirino, ma... Sfocata? Cirino.
il computer comincia a fare capricci. Eccolo qua. Ah, questa è la Nurco e assomiglia moltissimo alla precedente, solo che la Nurco ha queste parti non rosse, qua che sembrano gialle, si dice ricoperte da rugginosità. E anche questa è una mela che si conserva tranquillamente fino a aprile, anche maggio. Solo un locale freddo, con un po' di umidità. Questa invece è una varietà di castagna che si chiama castagna anzerta. Anzerta vuol dire innestato, semplicemente. L'inserto, tradotto dal dialetto all'italiano, il dialetto calabrese, anzerta, ma anche in Campania l'innesto si chiama anzirt, significa innesto, una varietà riprodotta per innesto e ha questi frutti che hanno queste striature con queste bande marrone chiaro e marrone scuro e sono buonissime perché si sbucciano facilmente. Se riesco eccole qua, ce ne sono altre, sì. Hanno una forma allungata, a volte più rotondeggiante, a volte allungata, perché ci sono molti ecotipi di inserte, non ce n'è una sola varietà, però la cosa bella è che si sbucciano facilmente, sono buone bollite, cotte in tutti i modi, e sono buonissime, sono tra le migliori castagne che esistono in Italia, tra le migliori varietà che esistono. Erano coltivate da monaci calabresi e poi sono state diffuse. In Calabria sono molto diffuse e in Basilicata localmente qua e là. Scusa. Da innesto. Se, allora, va bene, ripetiamo la domanda. Allora, la riproduzione, mi è stato chiesto se si riproduce da sola. Se si riproduce da sola vengono fuori degli ibridi che comunque possono essere buoni o meno per le nostre caratteristiche, ma non hai la garanzia. Per avere questa varietà devi fare sempre l'innesto. D'ora in poi tutte le piante che vedremo sono tutte moltiplicate per innesto, perché l'innesto conserva tal quale le caratteristiche. Altrimenti i semi variano. Scusi, mi torno un minuto indietro. Sì. Mi hanno regalato una varietà di mela, sì, piccolina, di quelle famose antiche. Sì, di quelle che si trovano in giro. Sì. Saranno alte così, sì, molto fine, perché le hanno tolte dalla pianta madre. Mm. E ce l'ho sul terrazzo. In un vaso abbastanza grande. Sì. Quando la devo piantare questa qua? Allora, allevala tranquillamente, ormai messa lì tutta l'estate, fa attenzione che non rimangano ristagni d'acqua nel sottovaso e non si secchi, perché su un terrazzo d'estate forse dovrai innaffiare quasi un giorno sì, uno no. E dopodiché la pianterai per la Puglia, io consiglio ottobre, fino a ottobre, novembre. Ce n'ho tre steli, devo mettere vicini con le piante? Tre piantine. Sono separate? No, nel vaso. Nello stesso vaso. Tre piantine, se sono nello stesso vaso, io consiglio di separarle con un po' di attenzione, facendo cadere il terreno quando non è troppo bagnato, staccando le radici dal terreno con cura. È un'operazione delicata ma fattibile, la fa chiunque che ha un po' di manualità col giardinaggio, e separi tutto l'apparato radicale e subito le vai a piantare. Per cui aspetto sempre ottobre comunque. Novembre. Se sono da separare devi aspettare novembre, che cominciano a cadere le foglie. No, quello che ti volevo chiedere, quanto le vado a piantare in campagna? Che distanza le devo mettere? Antica varietà, ma queste piantine sono state staccate, mi hai detto, dalla pianta madre. Sì, con tutte le radici. Con tutte le radici. Probabilmente, se come credo, è una pianta che si moltiplica per pollone, sarà tal quale. Ma se la pianta madre era innestata, tu adesso hai dei porti innesti, cioè dei selvatici, che non saranno tale quale la pianta madre. Bisogna vedere se la varietà si conserva o meno per pollone, se era innestata o no. Se non è innestata e si conserva per pollone, basta metterla, se vuoi fare una cosa proprio bella, 4 metri e mezzo, 5 da distanza l'uno dall'altro, 4-5 metri l'uno dall'altro. Perché considera, dicevamo prima con qualcuno, che 4 metri non sono per una sola pianta, saranno due, perché due li prende una parte e due l'altra. Quindi sono 4 metri diviso 2. Comunque in qualsiasi caso, meglio, ogni 4 metri. Ogni 4 metri, minimo. Se fai 5 metri è meglio, perché i rami di un melo 2 metri ci diventano subito. Pochi anni. Se la pianta cresce va bene, 2 anni, 2 metri li occupa subito. E non devono toccarsi, quindi se vai con distanze maggiori è meglio. Perché se si toccano poi creano ombreggiamento e tutti i problemi che ne conseguono. Allora, successiva. Eccola qua. Qui c'è la varietà di pero.
che la chiamiamo localmente pero gelato, ma la chiamiamo soltanto nella mia famiglia perché ce n'è una sola pianta nel mio terreno e non ne ho trovate più da nessuna parte. È una varietà antica perché l'albero ha 120 anni, quindi lo sappiamo perché l'ambiente in cui viviamo, mio padre l'ha comprato da quel terreno, l'ha comprato un'antica famiglia che viveva lì da tanto tempo e lui l'albero l'ha già trovato lì, che era già grande come adesso. Non è gigantesco quest'albero, però è una varietà molto interessante, matura a fine agosto, verso il 20 di agosto, e ha la polpa con due consistenze particolari. Questa qui, intorno, subito sotto la buccia, è croccante, e l'altra invece è molla, è morbida, e potresti mangiare anche un cucchiaino. Quando diventa molto matura, addirittura tende a diventare un po' scura, come se fosse annerita. Quell'annerimento è presente in tutte le vecchie varietà di pere che derivano dal pero selvatico, perché il pero selvatico, quando ha i frutti completamente maturi, si dice diventano ammezziti, ammezziscono. L'ammezzimento è un processo naturale che trasforma la polpa da bianca a nera, perché gli zuccheri diventano tutti disponibili e praticamente il frutto diventa dolce. Si sono formati gli zuccheri dall'acido malico, si sono formati degli zuccheri e quindi il frutto è diventato pronto per essere consumato e mangiato. Questo procedimento può avvenire sull'albero o a terra. Nel pero selvatico addirittura avviene a terra, i frutti cadono acerbi, immangiabili, e maturano sul terreno. Quando sono maturi emettono profumo, odore, gli animali li sentono da attraverso l'odore, li mangiano e poi portano a disperdere i semi in giro per l'ambiente. Queste pere che diventano un po' nere, dal punto di vista estetico per il mercato sono un'aberrazione, perché il nero significa come se fossero marce. Invece è una concentrazione di zuccheri che è fantastica, è squisita ed è buonissima. Anche queste pere hanno una cuticola di buccia abbastanza spessa e questa è una mangiata di frutta presa così alla rinfusa. Come vedete ce ne sono pochissime attaccate da qualche problema. Questi sono graffi dovuti al vento, non ci sono bacature, non ci sono insetti, è un solo albero, è isolato, però se fosse una varietà di Kaiser o Abate Fetel vi assicuro che sarebbe stata martoriata dagli insetti. Sono resistenti, sono quella frutta, quelle varietà di frutta che ci sono cresciute generazioni intere senza tanti problemi. C'è qualche buco, qualche cosa, si scarta, ci si fa il succo di frutta o si dà alle galline, il resto comunque è tutto buono da mangiare. È molto particolare ed è resistente. L'estetica, la cultura è qualcosa di diverso. Io dico, non per forza se è nero la mela è marcia, in questo caso è solo matura. A proposito, questa varietà qui si può mangiare anche quando è completamente bianca, come qua, ed è tutta croccante, però è meno dolce. Quindi il periodo di maturazione migliore è questo, quando comincia a cambiare colore. Pera gelato, poi vediamo un po', ancora sempre pera gelato, con forme diverse, qualcuna è più allungata, qualcuna è più rotonda, a volte c'è il pedicolo, la cosa bella è che c'è il peduncolo che metà è colorato di verde, come la polpa, e metà invece è color legno. Successiva, ancora pera gelato. Ok, qua abbiamo ciliegie. Ma dove è uscita questa cosa? Mi vai fortunato? No, questo non è mio, è un intruso. E questa comunque è la corda, eccolo qua, questo è mio. Questo è brogiotto nero, è una varietà di fico che è diffuso anche qua in Campania, in Puglia e anche in Campania. Brogiotto nero, e fa un fico con duplice attitudine, si dice, perché prima produce i fioroni, che sono più grossi dei fichi, questi sono fichi, e poi da agosto produce fioroni a luglio, e poi da agosto comincia a produrre i fichi, come tutti i fichi, con produzione scalare. Prima c'era un frutto qua maturo, che è stato raccolto, poi matura questo, si sta preparando il successivo, e così via. E invece i fioroni sono dei frutti di fico che rimangono sull'albero con questa forma qui, rimangono acerbi durante l'inverno, restano piccoli piccoli, acerbi, e non vanno né avanti né indietro. Quando arriva la stagione vegetativa, comincia a crescere l'albero, questi frutti acerbi maturano sul ramo vecchio, quelli sono fioroni, hanno tutto un altro sapore, sono più buoni, sono più squisiti, sono più grossi, sembra come se da quell'albero venissero fuori due frutti diversi in due momenti diversi, e non è la stessa cosa. Credo che chi li abbia assaggiati può dare conferma di tutto questo, perché veramente c'è una grande differenza tra i fioroni e i fichi. Poi, vediamo un po',
Ah sì, quindi sembra fiorone però visto dall'alto. Ancora. Fiorone, brogiotto nero. Eccole qua, un po' di ciliegie. Queste qua sono ciliegie della varietà Cordia. La Cordia è una varietà coltivata in Germania e adesso è arrivata anche in Italia e la stanno diffondendo nel nord Europa. Io ce l'ho da circa 15 anni perché l'ho portata dalla Germania dei rametti e l'ho coltivata con grande successo perché ho scoperto questa cosa, che portando rametti di qua e di là da posti diversi, queste varietà antiche sono così forti che vanno bene anche in altri ambienti. Non sono come quelle moderne selezionate per ambienti determinati. Quelle antiche, dove le metti, vanno sempre bene. Questa è venuta dalla Germania, da Berlino l'ho portata, che Berlino d'inverno fa meno 25, a Francavilla che d'inverno fa meno 2 al massimo, e la pianta cresce benissimo. L'ho innestata su nigro e va bene, è rimasta piccolina, rotondeggiante, produce senza potature, senza cure, senza niente. L'unico problema che avrò qualche volta e ho qualche anno è quello della mosca delle ciliegie, ma poi facciamo marmellata perché non ho avuto tempo di mettere le trappole. Però voglio dire, è interessante, è un'antica varietà molto interessante, buonissima. Questa qui invece è la Bigarreau Bourlat. Bigarreau Bourlat, almeno mi pare sia una Bigarreau dalle mie conoscenze, perché assomiglia moltissimo alla Ferrovia. E tra l'altro ho scoperto una cosa interessante, che questa viene coltivata insieme alle varietà di Ferrovia perché è un ottimo impollinatore, dato che Ferrovia non è un buon autoimpollinante, ha bisogno di impollinatori. Allora per impollinare le varietà di Ferrovia ci mettono una varietà che è molto simile, che fruttifica e produce allo stesso modo, tanto un Bigarreau, un Ferrovia, quando te lo mangi è difficile distinguerlo. Mi hanno detto che il Ferrovia è molto migliore, però io stesso non ho ancora provato le due differenze. Posso dire che anche il Bigarreau insomma non è male. Questa è un'altra varietà di pero, questa volta si chiama pero cioccolato perché quando matura diventa di colore completamente scuro come il cioccolato, e questo pero qui addirittura matura a terra, quindi o lo raccogli e lo metti a maturare nelle cassette, oppure le piante da cui ho preso questi frutti sono di un mio zio e a terra ci tiene il prato, cadono sul prato belli duri, acerbi, non si ammaccano, non si fa niente perché c'è il prato bello compatto, il famoso tappeto di erba ben tenuto, anzi non manca ben tenuto perché non la taglia tanto l'erba, però è compatto il prato, quindi non si ammaccano i frutti e maturano lì a terra, non ci sono animali che vanno a disturbare, non c'è nessuno che disturba e trovi questi frutti maturi per terra che sono una squisitezza. Sono dolcissimi, si possono anche essiccare. Se fai il succo di frutta viene scuro, però non è un grosso problema. Allora, questa qui invece è una varietà che l'ho portata alla Campania, probabilmente si chiama Del Monte, o Del Monte o Durona Bianca, è in fase di classificazione, perché qualcuno me la dà come Durona Bianca e qualcuno come Del Monte. Le varietà locali hanno un grosso problema di decifrazione dei nomi, perché ogni luogo ha un nome, e poi scopri che sono tutte uguali. Comunque, o Del Monte o Durona Bianca, di fatto sta che è una pianta che è autoimpollinante, produce un sacco di ciliegie, maturano molto tardi, sono tra le ultime queste qua a maturare verso fine giugno, arrivano fino al 10 luglio, e sono dolci, croccanti, sono buonissime, e sono simpatiche perché hanno metà giallo e metà rosso. A me piace tantissimo qualsiasi varietà di frutta che vedo, che trovo e che posso coltivare. Mi piace tanto avere della frutta, mi piace tanto avere un terreno, un posto in cui ogni volta che passo c'è qualche cosa che sta maturando. Questo qua invece è un fico troiano, si chiama troiano o triano, dicono in dialetto, secondo le definizioni. E ha la buccia verde e dentro la polpa è completamente rossa ed è dolcissima, è uno dei fichi più dolci, più buoni, anche se poi è tutto relativo, perché nel momento in cui assaggi questi frutti sono tutti buoni in quel momento lì. Sì, con i semi molto croccanti, sì. C'è anche qua in Puglia, sì. Non so se ha altre denominazioni, ma è molto diffuso. E questo rosso, questo però produce solo fichi e non produce fioroni. Questo è lo stesso,
Ah, questo invece è un esperimento che ho fatto, e niente, era un consiglio che facevo per chi non può coltivare nelle zone nord Italia, che mi chiedono se io non posso coltivare i fichi d'India, come posso fare per avere i fichi d'India? Allora, un sistema facile che l'anno scorso l'ho provato e funzionato. Nel mese di marzo, aprile o maggio si staccano delle palette sommitali dei fichi d'India, quelle palette che stanno in alto che sei sicuro che faranno dei fiori, le stacchi poco prima che sbocciano, oppure adesso che hanno ancora i boccioli piccoli e le metti in vaso. Solo appoggiate, pochissima acqua, terreno asciutto, ben drenato, là sono dei vasi piccolissimi con veramente due manciate di terreno, le metto in vaso al sole, non legate vicino a questo tronco, le galassie. Siamo fatti di una materia che costituisce solo una piccola parte di ciò che esiste nell'universo. Rappresentiamo solo il 4% del tutto. Circa un quarto del cosmo, il 26%, è di materia invisibile che non sappiamo di cosa sia fatta e che chiamiamo materia oscura. La parte rimanente dell'universo è costituita da una componente altrettanto misteriosa chiamata energia oscura. Ci sono dei frutti che ogni tanto resteranno più piccoli. Non tutti i frutti diventeranno grossi, ma questo la materia oscura non interagisce se non debolmente con la materia normale, però fa sentire i suoi effetti con la gravità. Per questo è stato possibile intuire già nel secolo scorso la sua esistenza. Modo è una strategia che diventa simpatico per le zone dove non può crescere l'inverno. Osservando le galassie, per esempio, vediamo qualcosa di sorprendente. Per la legge di Keplero, le stelle più esterne dovrebbero ruotare più lentamente di quelle interne. Invece si è visto che vanno incredibilmente alla stessa velocità di quelle più vicine al centro. La causa di questo fenomeno è una forza di gravità esercitata da qualcosa di invisibile. Questa cosa invisibile è la materia oscura. Una sorta di nuvola, una lune molto più grande delle galassie stesse. Questa ciliegia gialla, detta anche limonina, o ciliegia limone, ci sia una massa di materia oscura. La luce ci arriverà deviata. Dolcissima, così, non ha niente a che vedere con il limone. Così, uno associerebbe qualcosa così poiché siamo in uno spazio a tre dimensioni, le immagini formano un disco, un anello. È quello che si chiama l'anello di Einstein, la lente gravitazionale, un'altra spia dell'esistenza di materia oscura. È diffusa in Europa, tra cui anche in Italia, non so perché non abbia avuto tanto successo, perché è dolcissima. Per fare un esperimento di come vedremo una galassia in una lente gravitazionale provocata da materia oscura, possiamo prendere la base di un calice. Mettere al centro del punto di osservazione una galassia ed ecco come appare il nostro anello perfetto. No, questo si moltiplica per innesto. Oppure, spostando il centro della lente, vediamo questi. Cioè, come vedremo la galassia nel caso in cui non fossimo allineati. Io ho fatto un esperimento, ma non so ancora come andrà. Ho piantato dei semi di questa piantina. Gli scienziati stanno dando la caccia. Che qualcuno verrà rosa, perché c'erano altri ciliegi rossi in giro. Quindi non verranno tutte gialle, magari non verranno produttive, invece questa è molto produttiva e autoimpollinante. E poi non la riconoscono neanche tanto gli uccelli perché la vedono gialla, non è rossa, non la vanno a beccare subito, almeno i primi anni. Gli insetti sì, la mosca della frutta, quella ci va. Altri ciliegi. Non si dovrebbe ibridare con niente, però solo non si dovrebbe ibridare con niente, solo che i semi non verranno con le stesse caratteristiche della pianta madre. Potrei avere delle piante che crescono tanto e fanno pochi frutti. Certo, e poi certo. È un po' una delusione, insomma. Invece con l'innesto hai la garanzia. Conviene fare tutte e due se vuoi sperimentare. Fai l'innesto e hai la pianta, lì ti mangi quei frutti perché vai sul sicuro. Poi metti dei semi e vedi cosa viene. È bello con l'agricoltura che puoi sempre sperimentare. Ecco, queste sono piante sempre non trattate, senza cure, senza potature, e sono sempre molto produttive. Questo è scusatemi l'immagine un po', è un giuggiolo, si ceciole, anche noi chiamiamo così. La pianta pure questa rusticissima, ecco qua invece un piattino di giuggiole, queste sono allo stato ancora acerbo, non si sono essiccate. La pianta di giuggiolo e le mele antiche ancora. Questa è una mela limoncella. Una delle tante varietà di limoncello. Io cercando varietà ne ho scoperte che ce n'ho adesso in questo momento 7 varietà di limoncelle, perché c'è la limoncella rossa, quella verde, quella bianca, quella d'olio con le macchie di concentrazione zuccherine, e poi ci sono delle limoncelle che vengono dall'Etna che si chiamano cola, mela cola e gelato cola. Gelato cola sempre perché la polpa è tenera, che si può scavare con un cucchiaino. Eccola qua, questa è la limoncella verde e come al solito c'è sempre qualche frutto bacato che è la mia garanzia di non trattamento.
Questa invece è una mela d'olio. Sta mela d'olio è una mela che ha delle concentrazioni zuccherine all'interno della polpa che sembra come se avesse delle macchie oleose, per questa d'olio. Queste concentrazioni oleose non sono altre che concentrazioni di zuccheri e sono quelle parti là della polpa, sono più dolci rispetto al resto. È dolcissima sta mela, molto dolce, croccante, ed è una varietà insomma che sta in Basilicata da qualche, più di qualche centinaia di anni, perché la conoscono da tantissimo tempo, la mela d'olio. E ci sono diversi ecotipi, diverse varietà di mela d'olio, alcune più rotondeggianti, altre più schiacciate. Eccole qua, queste sono sempre mele d'olio. Ah, la ticciolatura, eccola qua, perché c'è stata umidità, c'è anche oidio e ticciolatura sulle foglie. Non fa niente, no, non è gravissimo. Altra varietà antica interessante, perché è molto aromatica, è la mela ruggine, una delle tante mele ruggine che esistono. Ruggine perché ha questa polpa di colore rugginoso, è una mela che si conserva tranquillamente fino a maggio, piccole medie dimensioni, e ce ne sono molte varietà nel centro Europa e nel nord Italia di mele ruggine, nel sud un po' meno. Io questa pure l'ho portata dal nord Europa e cresce benissimo, fruttifica bene, è un po' asciutta la polpa, deve essere ben matura, è una mela che si può apprezzare anche cotta oltre che fresca. È interessante perché si conserva, resiste alle malattie, non ha problemi, e dicevo sempre, di queste piante mi diverto a coltivarle per me, per vedere come vanno, per assaporare i frutti, per tenerle anche da, così da regalare agli amici qualche cestino di frutta, e poi una volta che ho visto che queste varietà vanno bene le posso consigliare e moltiplicare a chi le vuole riprodurre. Mela ruggine, ne ho visto qualche varietà in vendita a Milano nei supermercati, costavano 4,50 € al chilo, perché è una novità, perché è squisita, perché è prodotta in Piemonte, si chiamava Grigia del Piemonte, una cosa del genere. Questo qui invece è un fico panaché, ho visto c'è anche in Puglia da qualche parte. Panaché significa mescolato, perché è fatto di due colori, c'ha la buccia con delle bande verde chiaro e verde scuro, e il frutto dentro è rosso, molto 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 rosso, è quasi da sorpresa quando l'apri, perché da un frutto così non ti aspetti che dentro sia così rosso, ed è buonissimo, molto dolce come sapore. Fico panaché, poi vediamo un po'. È un po' lento sto computer, eccolo qua, fico panaché con subito una mosca qua pronta. Ah, questo sembra una foto ravvicinata del pero cioccolato, che sì, è sembra proprio una crema là, nera, ed è dolcissima. Non so perché ritorna ancora, ce ne sono altre. Sono messe un po' la rinfusa perché è gelato, mi sa che è finito. Ah no no, ce n'è ancora una novità. Novità ma non tanto antica. Questa è la pesca saturnina o UFO o anche detta tabacchina. Hanno tanti nomi. La cosa interessante è che queste pesche me le ha fatte conoscere un amico siciliano che vive a Milano, e mi ha detto che loro da piccoli queste pesche le mangiavano, le coltivavano, erano delle varietà locali della Sicilia. Tutta una volta sono esplose, sono arrivate sul mercato queste pesche qua e sono state coltivate e brevettate in California e in Spagna con altre varietà, con altri nomi. Giustamente, hanno visto che è una cosa antica che poteva essere buona, subito lo stampo sopra. E ci sono sia pasta gialla, sia pasta bianca, sia con la buccia pelosa, come le percoche, sia buccia liscia, come le pesche. Ce ne sono tante varietà. Sono interessanti perché hanno veramente un sapore buono. Sì, ecco, la cosa interessante di questo pesco, viene moltiplicato da innesto. Siccome io avevo avuto solo i semi, come diceva qualcuno, mi chiedeva, io ho avuto solo i semi, ho messo i semi. Mi sono nate alcune piantine, di queste piantine una ne è sopravvissuta perché erano 4-5 semi e la piantina stentava, non cresceva bene. Allora ho preso un rametto di questa piantina, l'ho innestato, dopo averlo innestato, dopo 2 anni ha portato i frutti e sono questi qua. 2 anni, eh? È venuto su un altro pesco. Sì, in 2 anni, perché era un ramo, quindi si comporta da ramo, non cresce in altezza ma va subito a produzione.
Ecco perché esiste l'innesto per le piante da frutto. Non è solo un vantaggio di avere la varietà e conservare la varietà, ma anche avere subito la produzione. 2-3 anni dall'innesto va in produzione e ne fa tante. La pianta originale ancora non porta frutti, perché è nata da seme, tende a crescere, selvatica, tra virgolette. L'innesto è come se l'avesse addomesticata. Pesco su pesco e ho fatto subito le nettarine. Credo di sì, solo che sul mandorlo ho notato che è un po' più difficile l'attecchimento dell'innesto. Scusate. Però funziona perché sul mandorlo si innestano i peschi nei terreni asciutti. Dove il pesco non può crescere, si pianta mandorlo e poi si innesta il pesco per avere una pianta che altrimenti non potrebbe crescere. Oppure si usa un ibrido, adesso c'è un ibrido che si chiama GF677. Hanno le sigle perché ne esistono centinaia. Questo GF677 è un ibrido tra pesco e mandorlo, ha le foglie rosse, è una pianta bellissima anche da coltivare come pianta ornamentale perché ha queste foglie rosse tutta l'estate e le foglie sono come le foglie del pesco, fa i fiori rosa come i peschi, è bellissimo, però fa dei frutti che sono piccoli, duri, con poca polpa, che non sono né mandorle e né pesche. Sono buone per farne altre piantine e fare dei porti innesti oppure delle piante ornamentali. Quindi questo ibrido è consigliato perché è utile per i terreni aridi, tra l'altro. E il pesco quercia... su cosa si innesta? Come? Il pesco su cosa si innesta? Il pesco di solito si innesta su pesco selvatico, però si può innestare anche su mandorlo per alcuni casi di terreni difficili. E se io pianto un seme di un pesco innestato, sì? Non mi esce il non pesco esce originale? No, ti esce un franco. Si chiama franco tecnicamente perché non è né un selvatico e né un domestico. È un intermedio, si chiama franco. Questo franco potrebbe dar luogo a una varietà buona, se produce tanti frutti e se sono di qualità apprezzabile, oppure ti dà luogo semplicemente a una buona pianta, resistente, forte, con un apparato radicale profondo, quindi hai un ottimo porto innesto per mettere poi le tue varietà. Questa quercia è caduta perché sono state tagliate le radici tanto tempo fa e la questione della foto era perché è caduta. Perché 20 anni fa avevano tagliato le radici con un acquedotto, però tutti se l'erano dimenticato. Allora, questa qui invece è una susina antica di medie dimensioni, così, queste sono le dimensioni. E si chiama Regina Claudia Verde. Sta Regina Claudia, ne esistono tantissimi tipi, verde, viola, rossa, grandi, piccole, ce ne sono anche alcune molto più grosse di queste qua. Sta Regina Claudia Verde la coltivo perché ha una caratteristica che i frutti sono verdi così, ma sono già dolci. Poi si aprono facilmente, il seme si stacca dalla polpa, si chiama spicca, le varietà spicca sono quelle che il seme si stacca facilmente dalla polpa e continua a maturare, anche se è verde, continua a maturare, rimane sull'albero per un sacco di tempo, non cade a terra, resiste anche al vento perché tanto sono piccole dimensioni e proprio quando smatura, tra virgolette, diventa gialla, color oro e il sapore è molto simile a quello delle albicocche. Assomiglia un po' a ricorda le albicocche più aromatiche. Quindi è un frutto che lo puoi gustare in 2-3 salse diverse, a seconda dell'epoca di maturazione. Questa è un'altra ruggine di varietà diversa e questi sono i troiani, però questa volta sono aperti e si vede un po' la polpa rossa in qualche frutto. Eccolo qua, anche questo è un troiano. Ah, il fico triano ha una caratteristica che se matura al sole diventa più giallo oro. Se matura all'ombra rimane più verde, però dentro sarà sempre rosso. Ok, abbiamo finito, con questo abbiamo finito. Passo velocemente, se non ci sono domande. Domande? Se no volevo mostrarvi un po'. Milioni. Dimmi. Allora, io volevo mostrare, quanto tempo abbiamo ancora? 10 minuti. Allora, in 10 minuti volevo mostrare dei rametti di piante che avevano dei problemi, alcuni li ho portati, altri mi erano stati portati. Allora, il primo, cominciamo da questo qua, è un mandorlo, un ramo di mandorlo che è completamente ricoperto da licheni. I licheni sono un'associazione tra un'alga e un fungo, e formano delle croste
Sì. Ma lo faccio girare, ve lo do. Formano delle croste e sembrano che queste croste abbiano una funzione di bloccare la crescita della pianta. Mi ritrovo molte volte con dei casi disperati che mi chiedono di piante di ulivo ricoperte da licheni che sembra che non crescano, sembra che siano rimasti soffocati. Allora, come in questo caso, ho chiesto all'amico che me l'ha gentilmente portato, ma la pianta cos'altro c'ha come sintomo? Non è una pianta vecchia, 25 anni me l'ho detto, però stenta la crescita, si vedono anche i germogli, sono molto corti, sono molto rachitici e la crescita è stentata. Non ha 25 anni, ha avuto molte potature perché è un albero coltivato. E la soluzione è venuta fuori quando mi hanno detto che ogni tanto sul tronco, sui rami tagliati, escono dei funghi. Allora, il problema è il fungo. Il fungo è un parassita della pianta che si nutre di cellulosa. Lo sta mangiando l'albero dall'interno. Mangiando l'albero dall'interno gli ha ridotto ormai la vegetazione. I tagli successivi servono a contenere lo sviluppo perché questa pianta non riesce ad andare avanti. Se va molto avanti, secca proprio. Quindi con i tagli riescono a far sopravvivere l'albero mantenendolo piccolo come un bonsai, però il fungo intanto da dentro se lo sta mangiando. Il fungo è arrivato proprio per i tagli. È un'infezione che è arrivata con i tagli, casualmente o con gli attrezzi, non si sa, questo non si può decifrare adesso. Fatto sta che il fungo ha bloccato la crescita e il lichene è un passaggio successivo. Il lichene cresce sulla pianta quando non cresce più, quando la pianta non si sviluppa, perché... Dopo te lo faccio dire. Perché la pianta diventa troppo ferma, la corteccia non si allarga, non si sfalda, non si dilata e il lichene che cresce lentamente lo avvolge, perché il lichene altrimenti crescerebbe sulle rocce, che sono strutture statiche, ferme, fisse. E in questo caso il lichene è un segnale che sta dicendo che quell'albero è arrivato a fine ciclo, si sta ormai esaurendo nella crescita. Si può contenere lo sviluppo del fungo, dicevo prima, con del solfato di rame, addirittura andando a riprendere i tagli. Se ci sono speroni vecchi, vanno ripresi col motosega, vanno rifilati gli speroni, vanno tolte le parti marce esposte e messo del solfato di rame. Almeno il fungo viene tenuto un po' a bada, però non può essere estinto perché si trova all'interno di tutta la struttura e quindi la pianta non avrà una vita lunga. Può vivere anche 50 anni un albero con questo problema, non è detto che muoia domani. Di conseguenza ci può essere che l'albero però ha una produttività sempre minore e il fungo, se svuota l'albero dall'interno, basta una ventilata, lo può spezzare, cioè indebolisce la struttura statica della pianta. Questo è il problema che può causare il fungo dall'interno. Poi c'era un ramo di ulivo che aveva delle foglie solo all'estremità e come questo ramo, mi dicevano, tutta la pianta perde parte della chioma e rimangono rami solo in cima. Non è la psilla fastidiosa, quella del disseccamento degli ulivi della provincia di Lecce, perché si comporta in modo diverso, fa seccare le foglie dall'estremità e va verso il basso la moria delle foglie. Poi le foglie cominciano a essere morte a metà, bruciate. Qui mi sembra piuttosto che ci siano dei problemi di funghi, di attacchi di funghi sulle olive, sulle foglie d'ulivo, e poi ci può essere sempre qualche infezione fungina dovuta alla caduta delle foglie, perché comunque il legno, abbiamo visto in sezione, abbiamo fatto una piccola sezione, il legno è sano. Nel caso di psilla fastidiosa, quella moria, il legno ha delle macchie, delle colorazioni brunastre all'interno. E anche se è un piccolo campione, diciamo, è un'indicazione minima, ma può essere sufficiente, perché le macchie che ci sono qua sono macchie di attacchi fungini, di malattie. Insomma, questo problema può essere risolto con un po' di solfato di rame. Non è una cosa molto grave. L'altra pianta attaccata da insetti, la novità che è arrivata, c'era una diapositiva stamattina, nel primo pomeriggio, sono queste galle formate sui germogli, sulle gemme di castagno. Questo è un ramo di castagno che ho portato dalle mie piantine. Su ogni gemma si formano delle galle. Queste galle, se vengono sezionate, all'interno, ecco, ne abbiamo già qui una sezionata, all'interno ci sono delle camere, delle cellette con delle uova. In ogni galla ci possono essere 3, 4, 5, 10, 15 uova. Quindi è un'infestazione pazzesca, perché l'insetto è molto piccolo. Io adesso ve le lascio, le potete passare. Queste sono le galle con la sezione, con le uova, sono piccolissime, dell'ordine di un paio di millimetri, però si vedono. E questi sono i rami con il lichene, che il lichene quindi non è un problema. E poi il lichene ha anche un bioindicatore, dice che l'aria almeno non è tanto, tanto brutta.
Beh, l'ulivo non ha segni evidenti, ma se volete darci un'occhiata, ve li passo così. Posso fare una si vedono solo delle macchioline gialle sulla foglia inferiore. Poi riprendo, intanto che voi date un'occhiata e preparate le domande. Sì, dimmi. Sì, allora volevo fare una domanda in merito a un fico, un albero di fichi abbastanza vecchio. Sì. Cioè ha un tronco così sì. Sotto e ha un ramo in orizzontale che sarà lungo, non so, 2,5 metri, una cosa sì. Pazzesca. Il ramo che va in orizzontale si sta scrostando e dentro c'è una polverina nera. Diciamo che non so se sta venendo via la corteccia. In tutta la superficie o solo sopra o solo di lato? Dove si sta scrostando? Ma diciamo che parte da sopra e entra. E poi sui lati. Sì. Di solito quello può essere un marciume dovuto ai tagli che ci sono stati probabilmente sulla chioma. Non dovrebbe essere un grosso problema, perché il fico, può, come l'ulivo, può convivere con questo marciume per anni. Ah. Se rimane una parte integra di corteccia nella parte inferiore, l'albero vivrà lo stesso. L'unica cosa, visto che è in orizzontale, devi badare la struttura, la staticità dell'albero, perché si potrebbe spezzare. No, gli ho messo un palo perfetto, sotto, sì. Perfetto. Era proprio la soluzione. No, perché ci vado sopra. Sì, ti avrei voluto consigliare la stessa cosa. Conservare mettendo un palo, conservi la chioma dell'albero, hai l'albero già grande, lo mantieni in piedi, aiutandolo con una stampella, e avrai tanti frutti lo stesso. Ma... devi vedere questa screpolatura, perché probabilmente se è un fungo potresti anche provare a fare un po' di slupatura, pulirla e mettere del solfato di rame. Così per... pulirla, cioè togliere sì. Questa corteccia... Sì, la parte proprio cariata, come si fa un po' con le carie dei okay. Denti. Ma si possono... quanti innesti si possono fare su un fico? Perché quest'albero mio papà ci ha fatto, non so, ci abbiamo fichi... Sì, tecnicamente puoi innestare ogni gemma e ogni ramo disponibile, però... è una curiosità quella di fare tanti innesti sulla stessa pianta, e oppure è una necessità quando non hai a disposizione molte piante e allora vuoi più varietà, le metti sulla stessa. Sì. Tecnicamente il numero non ha non è definito, non ha limiti, solo che la pianta avrà degli scompensi, perché poi succede che certe varietà crescono di più, certe di meno, alcune rischiano di essere soffocate da quelle più vigorose. Si crea una competizione fortissima su quell'albero tra le varietà. Ma però... non hai notato? Vabbè, no. È andata bene, può darsi siano varietà simili. L'unico problema può essere questo. Se non c'è questo problema... No, è incredibile, perché ci sono quelli neri piccolini, ci sono quelli a forma di pera... Tutti sullo stesso albero? Sì, sì, ma... Ma questa è la pianta da visitare, da esposizione. No, sì. È fantastico. Perché ne conosco altri esempi, però sono sempre in squilibrio. Cioè una varietà è cresciuta di più da una parte e le altre sono rimaste più piccole. Il caso di questo tipo significa che le varietà erano tutte compatibili. E l'albero ha anche molto vigore, quindi le ha mantenute. Eh sì, penso di sì. Grazie. Prego. Quindi è inutile stare lì a togliere. Vabbè, dite. Faccio una domanda veloce col microfono. Allora. Sì. Ma c'è un metodo naturale per contenere i licheni? Cioè io ce li ho sugli ulivi. Per contenere? I licheni. Metodo naturale per contenere i licheni? Sì, ci potrebbe essere la calce. Mettere della calce muraria, i licheni vengono soffocati, li togli. Ma non è un problema il lichene. Se l'ulivo ha il lichene, significa che il problema sta sotto. Cioè l'ulivo non sta crescendo perché avrei problemi alle radici. Quindi la corteccia non si espande, non si dilata e rimane sempre della stessa dimensione, e il lichene l'ha ricoperto. È un indicatore, appunto. È un indicatore di altre problematiche, oltre che di qualità dell'aria. Okay. Di altre problematiche. Cioè la pianta non cresce abbastanza. E poi non ti crea nessun problema, può essere anche tutto ricoperto, ma non è il lichene che ha creato problemi, né va ad aggravare i problemi che ci sono, perché cresce sulle parti vecchie della pianta, non va a crescere sulle parti fotosintetiche, non cresce sui rami giovani né sulle foglie. No, infatti sul tronco. E infatti, rimane lì e basta, lui ci vive come supporto, perché per il lichene quel tronco, quei rami sono come se fossero delle rocce. Ok, grazie. C'era anche il signore prima. Scusa, una cosa tipo sì. dei fiocchi di neve o dei batuffoli, piccolissimi batuffoli bianchi, sì, che cocciniglia. Appaiono cocciniglia. Cocciniglia. Sulle foglie, in mezzo sì. Tra sì. Due foglie, sì. Diciamo. Cocciniglia, visto che l'ulivo c'ha tanti rami piccoli, possono essere usate, eccolo qua.
guarda caso era proprio la diapositiva che era saltata oggi, gli oli minerali. E gli oli minerali possono usare, possono essere l'olio bianco o la zadiractina. La zadiractina viene estratta dalla Amelia zedrak, che è una pianta ornamentale, si chiama anche lillà delle Indie, o albero del rosario. Produce questi semi qua, rotondi o ovali, ha dei fiori molto belli e poi a volte riesce pure a nascere dappertutto, però hanno dei principi attivi che sono utili contro le case della didactina, contro le viti, le cinci del nocciolo, acidi, triti e cicaline. Invece per l'olio bianco è consigliato utilizzare per le cocciniglie su piante che hanno rami molto piccoli e non puoi trattare con la calce come appunto l'olio. Quindi olio bianco lo puoi utilizzare purché non abbia i fiori o i frutti pronti da raccogliere. Adesso credo che sia in fioritura, mi sa, qui, quindi dovrei aspettare luglio quando si sono formate le olive, che sono piccole come un chicco di pepe verde, e in quel momento lì sì, puoi mettere l'olio minerale, anche perché vedi il tempo di sicurezza è solo 2 giorni, lo metti a luglio. Quindi l'olio bianco, ecco il tuo problema era mosca bianca fioccosa, no, scusa, erano cocciniglie fioccose che fanno come dei piccoli cotton fioc. Altre domande? Sì, quindi è inutile stare lì a sgrattare, a lavare il tronco con il sapone di Marsiglia basico. Ma per i licheni? Per i licheni. No. Assolutamente, quello è un problema di cui veramente non è un problema, non è una cosa di cui preoccuparsi. Piuttosto è un indicatore vedere se c'è qualche complicazione all'apparato radicale, lavorazioni, indebolimento dell'apparato radicale, magari ci sono dei funghi nella pianta come in questo caso, ci sono altri problemi, i licheni non servono, sono solo un segnale d'allarme che qualcosa non va, perché se la pianta sta bene, cresce così velocemente, si allarga così velocemente, che sul tronco, sui rami, specialmente sui rami giovani come quelli di mandorlo, i licheni non fanno in tempo a crescere perché la pianta si espande e il lichene viene disturbato. Altre domande? Sì, mi è scappata attraverso tutte queste indicazioni, ma la propoli può essere utilissima. Elania, vieni qua, vieni. E il NEM è la zidractina, è la stessa cosa. Sì. Siamo alla fine, se ci sono altre domande. Poi c'è un annuncio che deve fare Elania, quindi... Allora, sì, sul ponderolo rosso, ho sentito dire che sul ponderolo rosso si può intervenire addirittura con acqua clorata, quindi con cloro, con candeggina. Sì. È così facile? Mi hanno detto che, sì, io non mi stupisco, non l'ho provato, è un'indicazione che ho sentita. Non mi stupisco perché il cloro è un potente veleno, quindi NIM, è questa qui. Il cloro è un potente veleno, converrebbe provare veramente perché è a basso costo e se l'effetto è come dicono ne vale la pena. Allora Ilaria voleva fare un annuncio, dici? Voleva dire a tutti che noi abbiamo Ciuchina. Abbiamo un asino che si chiama Ciuchina. Ne va fiera perché è sua e porta tutti a cavallo, quindi se qualcuno vuole fare un giro è invitato, è vero? No, non è di Martina Franca, è un ibrido di un vecchio asino da lavoro che è docilissima e dolcissima, non so a quale varietà appartenga, però l'abbiamo presa perché è molto tranquilla e perché poi le vuole... No, è grande, molto grande, molto anziana, infatti non partorisce, però è in pensione, insomma, fa la bella vita, mangia, dorme e porta a cavallo l'aria. Sì. E sì. Beve. Ah, e beve, sì, scusa. Mangia, dorme e beve, attenzione, non dimentichiamolo. E qualche volta che fa le mie piante? Mangia. Qualche volta mangia pure i rami delle piante. Va. No, per favore. Quello sarebbe un diserbante proprio chimico. Grazie a tutti, ci vediamo domani. Ciao.